Alei Aspetta Buongiorno a tutti ragazzi Ciao big bella A lei anche a te Beh. tac e benvenuti a novembre yeee oh figa, devo uscire una sera al mese se va bene piove, è da stamattina che piove, ostia allora, aspetta che tra l'altro qua non si vede neanche un cazzo Le. poi insomma già meglio, già qualcosa e poi mettiamo anche un po' più di luminosità, ok tempo de merda, ciao a tutti ragazzi, ciao Carmen, ci sei mancato stamattina tutto bene, eh sì, tutto bene, però può succedere che... Ah, può succedere a me che il cellulare decida di non caricarsi. spero che non ho gli occhiali. A lei? A lei gli occhiali? Bon. Elton. Allora, guardiamo un po'. Ostia madonna! <ride> Eh, rimango solo se Dani non ha l'accento toscano se tempo di merda si è fatto bello per Avo, Ale Ale eh, ciao Luca ciao Splatform Rob ciao. potevi anche aspettare altri 10 minuti che sono ancora in ufficio ma infatti ho detto che l'inizio di questa top 10 sarà alle ore 18 eh, sarà alle ore 18 perché nel frattempo aspetto che arrivi Dani e, 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 e Skype, tra l'altro, eh, saranno ah, almeno 3-4 settimane che abbiamo in canna questa, questa live, ma per, per una balla o per quell'altra, dove cazzo è Dani? Ok, fammi un fischio quando ci sei. Ok, bene, bene, te lo sei bevuto il caffettuccio, ma certamente sì, ma va comunque quel al mare, perfetto, buonasera, mi metto il cazzo in mano, ci sono, benissimo, ehm, Ale, ale, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ragazzi. <coughs> Buon. Domanda a topic, che sono rimasti indietro, hai finito il Returnal? No, hai già fatto una live come ho già fatto una live? figa ne avrò fatte 27 di live mi candido per fare quella PS4 va bene non ci avevo ancora pensato si può, può fare anche se mi viene, come ho sempre detto mi viene molto difficile fare delle top 10 su tipo eh, top 10 generazione PS4 perché è un arco temporale talmente vasto che riuscire a trovare 10 titoli da classificare è molto complicato grazie a axino e a max Lodo 84 entrambi iscritti per la prima volta grazie mille benvenuti um, dunque eh, mentre con switch è un pochino più semplice la cosa perché perché eh, grazie anche a ale eccolo lì um, mi è un pochino più semplice perché obiettivamente i... Um, come si dice? trovare 10 wow, giochi grazie a Casuz, ritorno e top 10 che desiderare di più a lei. Mi è un pochino più facile trovare 10 titoli su PS4, wow, su Switch. Questo. E la Madonna, grazie Mario, eh, perché... Perché obiettivamente è una console che per ora è durata solo 4 anni E in questi ultimi 4 anni è stata quella che per forza di cose ho utilizzato, ho utilizzato meno Però ne vedremo delle belle Ma aspetto sempre Dani che si faccia vivo Aspetta che gli rompo le palle anche in... Wow, cazzo. Eh, grazie a cazzi tua, wow cazzo, wow cazzo cazzo Faccio uno squillo anche su Skype, su Telegram, pardon. Dov'è? Uh, Dani, quando vuoi ci sono. Le remaster tipo Mario Kart 8 e 3D World rientrano fra i candidati. Le regole di questa top 10 che ci siamo dati io e Dani ve le illustrerò a brevissimo, non appena Dani farà, eh, ci farà onore dalla sua presenza. Sti 95 che non sanno essere puntuali tecnicamente ancora in tempo, perché sono le 17.57, ho già dato appuntamento per le 18, ha tre minuti per presentarsi, dopodiché so cazzi, Ok. Cos'era questo? No, 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 no. Ok, uh, buonasera ma potete dirmi questo? Chi è? Ok, uh, buono, benissimo, benissimo, ci siamo, ci siamo, buonasera Farenz, buonasera Marco, ho mangiato due saci di in due e sto esplodendo, domani non riuscirai a stare in piedi praticamente, a star seduto cioè benissimo il prossimo, ah, il prossimo si candida per la top 10 su Stadia ma andate a <ride> Oddio. sistema e arrivo benissimo uh, bene 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 quando finiscono le teorie sulla trama e cade come ospite ma no ma no ma non lo finirò mai Returnal ormai devo ammettere di essere, di essere uscito sconfitto ma a testa alta a testa alta da questo gioco, veramente complesso, almeno per me, ma veramente stupefacente, ma comunque non è detto che non lo riprenda mai più in mano. Eh? Che meravigliosa giornata di febbraio, Si sì, confermo. È veramente merdoso, anzi, mi aspetto anche che Avo mi tiri il pacco stasera, nel senso che non, non voglia uscire, non che mi... Insomma, avete, <ride> avete capito, ecco. Buonasera a Mavagno, buonasera anche a te. Tra l'altro, potenzialmente, visto che le donne sono parcheggiate da mia suocera, potrei andare avanti tranquillamente con la live fino al momento del, dell'uscita con Avo, però non ve lo assicuro, ecco. mm. eh, Se ci abbiamo capito, eccetera, <ride> con l'occhiolino. Tra l'altro, vi do un breve faccio un breve spoiler sulla. Potenziale Attenzione Live di domani Con Black Prince eh, Con Ale Black Prince Perché? Perché teoricamente eh, L'avrei potuto fare oggi Perché oggi sapevo di Avere l'opportunità di fare questa live Domani è già più eh, Difficile Non lo so, dipende um, Detto ciò Visto l'accenno di argomento Sulla chat di Telegram di ieri E visto che ci capita spesso di avere opinioni contrastanti, eh, me e Dale riguardo determinati argomenti. Mi è venuta voglia di fare una live eh, esclusivamente con lui riguardo il preferire o no il Pad con batteria o senza. Sembra un argomento del cazzo, ma secondo me, a parte il fatto che io col tempo un po' mi sono ricreduto, però. E oggi il lavoro chiamava, ma amiamo carnalmente lo stesso, esatto. Ehm, però secondo me ne possono venire fuori delle robe interessanti, delle argomentazioni interessanti. Ehm, dove andate a cena con Avo? Non andiamo a cena, usciamo dopo cena. Ciao amico, come stai? Ciao Pietrone. Wow well, cazzo! Grazie a Video Game Speed. E pff, pff, che cazzo vuol dire... Pff, Dani... Ah, ok. Ho capito. Fai un fischio quando ci sei, tff, è, il suo, è il suo fischio, va bene. Prova, prova. Non ti Ua, sento. Piazzo. Grazie a Necronius. Questo Danny che ha sempre una pettinatura sempre più anni 90. Sì, sei ormai pronto per salpare col Titanic. Senti, però, Adesso via. ti sento bene. Oh non ho fatto nulla bene eh, però prima... allora forse perché non parlavi e basta <ride> ma vabbè puoi guardarsi sì c'è un lunghi eh sì problema bene come stai Dani il, il vaccino ah però figa non ti... <ride> mi sono dimenticato di mostrarti e di farti sentire agli altri eccolo perfetto aspetta eh sta sta. ci siamo vaccino tutta... vi... dicevi vaccino come è andata ah. Perfetto, perfetto, bene. ero perché i miei amici, no, sono stato male, il braccio, la febbre, tutto il giorno in casa eh, non fa nulla, volevo andare ad allenarmi, però, eh, pazienza. Mm, bene, bene, eh, sì, anche a me è capitato di sentire di colleghi così che con lo Pfizer, Pfizer, dopo, non lo so, avevano le gambe morte, il, il cazzo moscio, eccetera, Esatto. però francamente non ho né con la prima né con la seconda dose che dicono poi che la seconda sia quella più devastante francamente non ho, non ho riscontrato nessun tipo di problema grazie a Necronius e a Video Game Speed. bene e... Dani, sì. partiamo subito a bomba allora ben, perfetto sì sì prima l'unica regola che ci siamo dati allora naturalmente eh, questa top 10 riguarderà sia esclusive sia giochi multipiattaforma che ci è capitato di giocare su Switch, giusto? Esatto. Es esatto. E poi mi raccomando ragazzi che ci ascoltate, come regola fondamentale, come regola praticamente di partenza, ci siamo dati l'esclusione di Breath of the Wild da dalla top 10. Perché in entrambi i casi probabilmente, giusto, sarebbe stato al primo posto per tutti oh, e due. Sì, 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 esatto. Eh... E, Tra più che altro ti... sarebbe stata una prima posizione abbastanza scontata secondo me esatto quindi esculiando Zelda io non ho idea di cosa tu abbia messo al primo posto quindi, neanche io nei tuoi confronti è quindi è, è bello così uh, uh, uh. Eh, unica altra regola che non ci siamo dati, andati ma che ti voglio domandare prima di eh, far partire <ride> questa questa top ten è anche <ride> te che ti scrivi intanto che siamo in là cazzone ascolta nel caso in cui eh, io dico una posizione e tu ce l'hai in un'altra posizione più alta. Lo dici oppure no? E... Sì, nel senso si potrebbe fare come si è fatto con la live con, eh, con Ale, che S tipo c'aveva Mario Stasati. Sì, però ha messo sul cazzo il fatto che io metti, dica al mio ottavo posto c'è il gioco X e tu dica: Eh, sì, è per me al primo posto. E quindi ti brasi il primo posto. Così. Allora stiamo zitti, vai. Cioè, si può interagire tranquillamente parlando della, della posizione che uno dice e l'altro ascolta e poi eventualmente comunque senza star lì a ripetere eh, dici, boh, ce l'ho io al primo, eh, a, a, a questo posto. Ci sì, stai? Sì, sì ma, ma lo sai che io in realtà ho fatto una fatica assurda a fare queste top perché pensavo di avere molti più titoli. Invece mi sono ritrovato pochi titoli e tanti, tanti... Porting più che altro, no, non ho capito. Cioè, pensavi di aver giocato più, mm... più titoli nuovi, nel senso, ah. eh, non giochi di giocati. Tipo, ti faccio un esempio banale che si è già parlato: un Mario 3D Worlds. Ok, quindi ho fatto, ci ho messo un po' a falla, sinceramente. No, io non, non particolarmente. Perché comunque sullo Switch ho giocato abbastanza in questi 4 anni, nonostante. Eh, sia la console che ho utilizzato meno mh, mm. tra tutte quelle che ho che ho vabbè comunque dai bando alle ciance <applause> cominciamo vai con la tua Ciancio decima posizione allora la mia decima posizione è, diciamo che già subito si parte con col botto possiamo dire col botto mh, perché è un titolo un po controverso perché comunque eh, alcuni lo hanno amato alcuni no io da fan della saga ho voluto premiare ho voluto premiare questa posizione perché eh, mi ha stupito e pensavo fosse veramente qualcosa di infimo e fatto veramente male, sto parlando di Pokémon Let's Go Pikachu. Eh, sai che ce l'avevo anch'io? Eh, è interessante Ed è stato cosa. uno dei giochi che ho dato dentro per eh, forse prenotare la 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 One, la Series X. Ma non, sai che, ti giuro, non ho il minimo ricordo di questo titolo? Odda, oh, sì, ci sta, ci sta. Io ho giocato tan talmente tanto la prima generazione che so tutti i percorsi a memoria, per farti capire. Quindi ritornare di nuovo a mm. alla prima regione, accanto ai soliti Pokémon, può sembrare una scemenza, ma pensavo peggio pensavo peggio e l'ho voluto premiare perché comunque secondo me fa il culo tantissimo agli ultimi giochi Pokémon della serie 3 addirittura? Due. per me sì è, è, è diverso ma... ha uno stile diverso ok ma secondo è... te è premiante il fatto che sia presente una forte componente nostalgica da quello che dici tu oppure proprio perché il gioco in sé indipendentemente dal fatto che riproponga delle cose vecchie è buono? secondo me è buono Uh, ovviamente, preme tanto sulla, sulla nostalgia. Però ha delle meccaniche veramente interessanti. Ha, um, ecco, come ha detto, ragazzi, unisce bene tradizione e innovazione perché uh -huh. comunque il catturare Pokémon, non so se ti ricordi, è un po' alla Pokémon Go: non è, sì. è indebolisci, in eccetera. E portare il Pokémon nell'overworld è sempre una cosa, secondo me, bella che hanno fatto nella serie principale. Poche volte, forse addirittura uno o due, e anche lo stile grafico non è male. Mm -hmm. e, ha i suoi problemi che comunque ci sono tipo percorsi con 27 allenatori, è difficile anche da gestire, però nel complesso secondo me è stato curato anche bene, e poi ehm, guardando comunque gli ultimi giochi Pokémon non c'è assolutamente paragone. Mm -hmm. Io mi sono divertito, è stato un bel tuffo nel passato, ma come ha detto, ripeto il ragazzo prima: l'innovazione ci stava e, e peccato che non hanno portato queste cose come ripeto il Pokémon che ti segue nell'Overworld anche nel, nei giochi successivi. Mm. Spada e scudo lo hanno fatto un po' col DLC, ma secondo me, male, male, male. Ci sono dei ragazzi che stanno scrivendo, infatti, che hanno preferito quello rispetto a spada e scudo. Mm e da fan sfegatato del brand eh, te l'ho detto io mi ci sono divertito eh, l'ho voluto premiare mi sono sentito in quasi in dovere perché comunque secondo me se mi chiedono me lo consigli io ti direi guarda se sei fan eccetera secondo me sì più di Pokémon Spada e Scudo beh più che altro te lo do se uno ti chiede il consiglio teoricamente non è fan perché il fan lo compra a prescindere eh sì, però magari ci sono quei fan che no, hanno. Ma più che altro è se uno che non è fan ti chiede: ma ascolta, io vorrei comprare un gioco dei Pokémon per Switch che non ho mai comprato. Questo glielo consiglieresti, evidentemente, sì. Sì, 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 ci sta. Cioè, io te l'ho detto, per me è, è valido. Molto più meglio di eh, migliore di, di, degli ultimi usciti. Che sono quasi inguardabili anche dal punto di vista comunque grafico del uh, cali di frame eccetera quindi 10 in una posizione eh, ci sta bene parto io con la mia decima la, yes. la mia decima no dimmi dovevi dire qualcos'altro ho detto yes yes okay. bye bye. alla mia decima posizione ho fatto un po' una paraculata nel senso che non ho messo un gioco ma ho messo una serie di giochi una serie di giochi mm. che però sono sempre il solito gioco e naturalmente sto parlando di Picross. Picross okay, perché yeah. eh, non posso non considerare eh, una console Nintendo senza Picross e non posso non pensare a una top 10 per Switch senza citare le ore passate su Picross, sui vari Picross che ho giocato finora e sui vari Picross che giocherò anche a breve perché non solo devo finire il 4 ma ho da comprare il 5 e domani esce il Picross dedicato alla, alla SIGA con gli schemi su Sonic, Golden Axe, insomma tutte le varie icone che hanno caratterizzato il mondo SIGA dagli anni 90. Quindi non ho molto da dire, sapete benissimo tutti che cos'è il Picross, può piacere, può non piacere. Il fatto di essere su una console portatile è, è naturalmente un fattore premiante secondo me, infatti finora... L'ho sempre giocato in portatilità. Su Switch l'ho giocato anche in versione eh, tv. Ma eh, per me è sempre divertente giocarlo. Ed è sempre ad ogni sua uscita, è sempre un piacere riacquistare nuovi livelli, nuove sfide. Nuove nonostante, eh, diciamo che tra la fine dell'epoca 3DS e l'inizio epoca Switch, delle novità sono state apportate al gioco in riferimento soprattutto a delle nuove modalità di, di, di schemi, di affrontare questi schemi. Eh, alcune più azzeccate, alcune veramente cervellotiche per cui occorre pensare parecchio, possono piacere, possono non piacere. Comunque ho apprezzato queste, queste nuove implementazioni. Da lì in poi tutti i capitoli successivi li hanno volute riprendere, ehm, quindi diciamo che tra un capitolo e l'altro non c'è nessuna differenza se non il, proprio i livelli nuovi che vengono aggiunti. È come se fosse sempre una, una specie di, di DLC al mondo, all'ecosistema Picross, e va bene così. Mm, contentissimo di continuarne a rigiocare, continuare a trovarne di nuovi. Basta Mi piace questa tua passione per Picross. Eh sì. L'unico rimpianto, rimpianto ah. che ho è che non abbiano più proposto dei le versioni di Picross 3D che avevo apprezzato tantissimo su 3DS. In questo caso, non essendoci più la possibilità di eh, utilizzare un, uno stile, quindi eh, qualcosa di molto più preciso rispetto a, ad un dito, probabilmente ci hanno provato, hanno visto che non funzionava come cosa e quindi hanno abbandonato questa... Questa costola di, di Picross è un peccato perché anche quello era. Rendeva molto. Però, alla fine, anche sti cazzi. Tra l'altro, anch'io, ehm, grazie a te. Quando me ne hai fatto scoprire, mi sono avvicinato al mondo Picross, ma solo su mobile. Mm -hmm. Su Switch non eh, mai fatto, però è cioè, mm. spettacolare, divertentissimo. Sì. Quasi quasi un'occhiata poi su Switch. Io la potrò dare poi. bravo, bravo. ci sta, vero? Mm -hmm. chi li fa i p cross si chiama Jupiter mi sembra la, la casa di sviluppo va bene vai da Anni nona senti alla nona eh, io ho Zelda Linz, eh, sì, no, Linz awakening okay. l'ho messo l'ho messo perché eh, non l'avevo mai giocato l'originale okay. eh, lo, lo dico subito e nonostante questo comunque vabbè eh, mi è piaciuto tanto mi è piaciuto tanto eh, più che altro non è tra i miei capitoli preferiti di Zelda, mm -hmm. però mi ha, mi ha ributtato nelle, nei vecchi Zelda con grafica dall'alto come magari il mio primo Zelda che era mini cap. Mm -hmm. eh, mi, mi ha ricordato tantissimo. E anche i livelli mi sono piaciuti. Eh, solo nono, sì Ale, solo nono purtroppo. Perché ti ho detto: non è tra i miei Zelda preferiti, ma comunque mi è piaciuto un sacco. Mm -hmm. E anche lo stile. Ecco, lo stile pensavo fosse quel, quello stile un po' mi potesse non piacere invece poi dopo subito i primi minuti di gioco l'ho apprezzato tanto eh, purtroppo l'ho finito subito perché dura, dura quello che dura giustamente 20, 25 ore mi sembra e eh, anche meno dai se vuoi se non vuoi finire tutto perché dovevi prendere un sacco di cose collezionabili mm. mi sembra eh, non l'ho pese tutte, non ho tutte. Mm. Eh, però mm, ripeto bellissimo non è tra i miei preferiti Però mi ha ricordato un sacco I, be i bei momenti di Zelda Quando ero piccino con un Mini Cap mm. Ma ti viene voglia di provare Magari non subito Anche l'originale L'originale in realtà sì eh, Però non saprei dove Non mi sono informato Dove recuperarlo Forse nello store 3DS Boh, credo mm. Essendo del Game Boy se non sbaglio Certo, Game Boy, Game Boy no. Del Game Boy sullo store 3DS forse dovrei fare una ricerca e controllare. Perché mi dici questo? Perché. No, no Link... così oh, no. per curiosità, perché non avendo. cioè, non, non trovandomi mai in una situazione. Cioè, è un po' come se domani annunciassero con la stessa grafica di Link's Awakening i due chiamiamoli remake, di, uh, Dei due Oracle Ages e Oracle of Season che giocherei volentieri. E So già che, vabbè, essendo degli Zelda, essendo mm, old school, eh, mi piacerebbero sicuramente. Non so però se giocandoli mi verrebbe voglia di recuperare dei titoli con una grafica da Game Boy. Ecco, molto, molto semplicemente. Ti stanno confermando che su 3DS c'è. Sì, a 5 euro, quindi io... Anche io a quelli vorrei recuperare, però... Siamo sempre lì, comunque. C'è tantissimi tanti giochi da continuare, da giocare, che mm. fare un passo indietro per recuperarli. Poi magari... Domani annunciano veramente il remake, mm -hmm. non si sa mai, però mm. ripeto: secondo me è piaciuto. E come? Eh. Però io avevo già giocato all'originale, eh. ma eh, ti dico quando l'hanno annunciato quella particolare tipologia di grafica, non grafica, di, di design proprio dei personaggi e degli ambienti un po'. Come dire, quasi da, da teatrino, da, da, da marionetta, così non mi sì. faceva impazzire. Poi, giocandolo, invece sono... l'ho apprezzato particolarmente. C'è Alessio che pro... pone una domanda curiosa. Eh, curiosità, potete dirci se il gioco l'avete giocato di più in modalità portatile o in modalità fissa? Io sicuramente di più fissa. Io credo eh, sicuramente di più in portatile, perché mi ricordo che c'erano certe zone in fissa che laggavano, se non sbaglio. Sì, sì, no. Il gioco grattava un po', sì. Eh. E ho giocato tanto, tanto in portatile. Diciamo un 80% l'ho giocato in portatile. Mm. Mm, 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 mm. Bene. Tra Bene. Ho, ho comprato la Limited e la Mibo. Così. Cos'era la Limited? Cosa c'era nella Limited? Sa che non l'ho ancora aperta, perché per collezione l'ho comprata. Ah, benissimo. C'era la Steelbox... Um è fatta a modo di Game Boy eh, non mi grande, assolutamente grande come la custodia mm -hmm. e artbook eh, e altre cose tra l'altro, mm -hmm. piccolo off topic ho comprato questo oggi è eh, vicina? bello, l'ho eh, giocato sul Wii U non l'avevo mai, gio mai giocato e an mi andava di giocare perché se mm, vuoi non... un platform eh. con trocarsi esatto. hai fatto bene a comprarlo <coughs> bene vado io con la mia nona Yes. Alla mia nona posizione ci mettiamo il buon Animal Crossing New Horizon Horizon Horizons, non mi ricordo New Horizon, mi sembra ne ho già parlato parecchio in altre live quindi andrò via abbastanza, abbastanza spedito. Titolo che mi è piaciuto non tanto quanto il precedente. New Leaf che ho giocato su eh, su 3DS ma per forza di cose perché ho passato talmente tante ore su quello che ripassarne altrettante su, su, su Switch sarebbe stata una cosa a dir poco impensabile l'ho giocato, Nintendo ha avuto tra virgolette il buco dal culo di farlo uscire nel momento migliore per, eh, per tutti i videogiocatori cioè quel, quel momento in cui eravamo chiusi in casa tutti quanti l'anno scorso ed anche per quello che comunque sia l'ho giocato almeno boh, 60-70 ore eh, mi è piaciuto mi sarei aspettato qualche implementazione in più nel complesso comunque è un titolo di cui non posso assolutamente lamentarmi e anche solo per il rispetto a tutte le ore che ci ho passato sopra mi sembrava da stronzi non inserirlo in top 10 eh, carina l'idea e se vogliamo tra virgolette, la facilità con cui è stato possibile interagire con altri facilità, se calcoliamo il fatto che stiamo parlando comunque di un, di un gioco Nintendo su una console Nintendo con l'online Nintendo, carina la possibilità di scambiarsi come sempre con i videogiocatori, frutti, fiori, tutto quanto, l'oggettistica. Quindi eh, consigliato a chi però sa di entrare a far parte di un gioco che. Gli ruberà tantissime ore se le meccaniche di gioco lo coinvolgeranno. Tu l'avevi giocato Dani? Non ti sento più, maledetto il Signore. Zero. Che cazzo è successo? Non farmi riavviare la live che ti meno. Ma voi lo sentite? Secondo me no? Beh? No, non ti sentono. Per un attimo ho pensato che la domanda l'avesse messo in difficoltà. Provo a richiamarti Dani. Ok. Sembrava strano che potesse andare tutto bene. Grazie a Lioner 92. Eccolo. No. Sento un fruscio sotto, ma non ti sento. Cioè, si sente il bordello che stai facendo con eh, con non so cosa, però non è sufficiente. Manca la voce. No. Ma che hai, hai pistolato qualcosa? Pro non lo so, prova, 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 sì. prova. cazzo. Oh, ero, ero, ero sì, stavo scrivendo la tua posizione. Che mi sto facendo la, la scaletta per capire. vabbè, stranissima come cosa. Ti stavo dicendo, ma qualcuno sa se col Green Pass regalano la PS5. Oh, sì, sì. Eh, dicevo, tu l'hai giocato anche tu? Sì, ho giocato anch'io. E? Ah, ok, ho già capito. È in top, immaginavo non ti dico eh, non ti dico altro mm -hmm. microfono tutto professionale oh bimbi è la mia non funziona molto. da solo <ride> ok eh... so ok va bene è la tua ottava 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 con partiamo con il gioco che mi hai consigliato tu di giocare e che ho adorato attenzione è eh? ok, Eis. okay. Eis. okay. Eis. E l'ho goduto tantissimo perché mm -hmm. io adoro eh, giochi come The Binding of Isaac alla follia. Mm -hmm. Solo che ultimamente provai tipo, tipo Dead, eh, Dead Cells non rimanendo troppo soddisfatto mm -hmm. con, eh, con la grafica in 2D, non, eh, era, aveva un sistema che non, eh, non mi soddisfaceva più di tanto. Mm -hmm. Però mi è sempre promesso di riprovarlo Di riprovarlo, di rigiocarlo Invece Hades mi ha dato subito un senso Di appagamento del gameplay Di divertimento Anche se morivo dopo due stanze Sti cazzi, riniziavo, riniziavo Lo stile Degli dei Veramente, veramente bello eh, L'unica cosa Che purtroppo L'ho giocato mh, Pochino prima dell'uscita dell'episodio 5 quindi sì. dopo che l'ho finito una o due volte ho dovuto un attimo abbandonare che mi sono buttato completamente sulla play un mm. giorno magari farò delle run però veramente bello, le armi mi sono piaciute la sinergia tra i poteri ciao Dario <ride> ho letto il messaggio di Dario tutto l'accento di utile sure. e, la sinergia con i poteri che trovavi eh, era veramente ben fatta e eh, avevi la possibilità di entrare nelle stanze più possibilità di entrare nelle stanze per capire che eh, potenziamento mh, ti serviva quindi nel complesso eh... ecco per dire, quella cosa lì di mh, diciamo, scegliere come eh, progredire in base alle opzioni che ti vengono date dal dal gioco, no? Quindi scegli se, non so, potenziarti eh, o prendere un'altra divinità che ti dà un altro tipo di potenziamento, l'ho ritrovata molto valida anche in Returnal, ovviamente, perché per certi punti di vista i due giochi si assomigliano parecchio, proprio per questa libertà instradata dal, dalla Run stessa, praticamente, bello, 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 sì. Sì, 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 sì. Ma anche lo stile, lo stile del, del grafico e dei personaggi. Ogni volta che morivo mi rifacevo tutti i dialoghi con i personaggi per capire se potesse cambiare qualcosa. Mm. Mi è veramente goduto un sacco. Diretti? Mm. Ale? Vado? Yes, vai vai. Ottava mia posizione? È... Dopo due giochi in esclusiva, ne metto uno che invece è uscito praticamente dappertutto ed è un gioco che tra l'altro non ho mai finito ma che reputo meraviglioso, ovvero Caped. Eh, 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 eh. Caped che eh, non ho mai finito perché, come ho già spiegato diverse volte, mi piace giocarlo ogni tanto e portarlo avanti eh, poco alla volta. Anche perché tra una volta e l'altra che lo gioco <coughs> mi, mi vengono sempre dei, dei coccoloni, quindi. Devo, devo prenderla un pochino più tranquilla e passare a qualcosa di meno, di meno concitato. Però è veramente un gioco sensazionale nella sua, diciamo, semplicità di, di meccaniche. Molto ricco, ma molto basico. Molto anche old school, se vogliamo. E poi, vabbè, con un, con un comparto, con un level design e con dei, dei boss e con delle caratteristiche veramente meravigliose e soprattutto molto diversi tra loro è un titolo che ripeto ogni tanto riprendo in mano e che ogni tanto riprendo in mano sempre con piacere nella speranza ma finora è stata una sicurezza di andare avanti un passo alla volta ma probabilmente un gioco che mi porterò avanti per tutta questa generazione nintendo cioè, generazione di switch perché L'ho giocato su Switch ed è un gioco che ho giocato sia in portatilità che eh, in modalità TV. Ed è eh, stata una scelta oculata proprio perché volevo appunto la possibilità di poterlo giocare anche in, eh, in portatile. Quindi eh, tanto di cappello per, per questo titolo che mi ha accompagnato e che mi accompagnerà ancora per sicuramente tanto tempo. Ricordi che Isola ti sei rifermato. Eh, la terza anche. mi sembra potrebbe essere la terza non mi ricordo però il boss quale, quale sia quale fosse ho comprato tre volte caped così per capire uh -huh. a, a, tempo fa nel 2016 su sull'xbox prestata da un amico uh -huh. poi un amico voleva Xbox indietro mai finito e l'ho dovuta ridare col mio caped installato uh -huh. l'ho ricomprato su switch e su steam così uh -huh. e eh, ci sta e non ho ancora finito anche io uguale. ah non l'hai finito neanche tu ok perché lo volevo portare in live e è solo che ora mm, il tempo per... non, è... non mi sta aiutando però in mm -hmm. futuro lo ricercherò da capo mm -hmm. mm -hmm. gran gioco ma troppe madonne vero ma sono madonne diverse rispetto ad un gioco come Returnal perché Returnal tiri madonne perché quando muori devi rifarti tutta eh, una parte consistente di gioco Qua invece è, è, è molto complesso portare a termine i vari boss, i vari livelli, però da un altro punto di vista, comunque ricominci subito, no? Quindi è un po' un, un trial and error che prima o poi ti, ti premia. Yes. Settima. Vai. Allora, la settima abbiamo un titolo che abbiamo già trattato durante la live di Mario, e sto parlando di Mario Maker 2. Mario mm. Maker 2, ok Mario Maker 2 sì, l'ho messo, l'ho messo perché come ti dissi il primo, non, eh, non, lo, non lo giocai tanto su, su Wii U invece questo l'ho divorato l'ho goduto un sacco ho creato livelli l'ho condivisi sono andato in rete a giocarne altri per me è un titolo, un ottimo titolo non c'è niente da dire io lo amo, lo amo qualche volta lo ritiro fuori per farci qualche partitina e c'è gente sempre che pubblica, quindi va bene. Che pubblica va bene, è sempre quello um, che sognavo. Da bimbo cioè, uh, addirittura sì, dai creare livelli. Cazzo, si sì. come si scherzando buono. Ma tipo, se tu l'avessi giocato, non so, 100 ore di queste 100 ore. Quante sono state dedicate al single player, quante al creare i livelli, e quante al giocare livelli creati da altri single player c'è ma non, non, non se, se ricordo non dura tanto c'è qualche missione da fare e, quanto non lo so e... però io è l'unica cosa che ho giocato in Mario Maker 2 no ma non dura tanto se, cioè sulle 100 ore durerà 10 ore probabilmente e quindi è tutto, tutto online e anche la creazione di livelli ci ho, ho fatto un sacco di ore perché come, come ti dissi per pubblicare un livello devi finirlo quindi è tosta creare un livello Diciamo molto ostico e portarlo anche a termine quindi, ho un, un sacco di ore e ce l'ho buttate, però mi sono sempre divertito. Mm. Io, queste cose mi fanno un pazzi Mi ricordo anche i Giochini Play 2 delle macchinine. Dovevo creare il circuito ci stavo ore e ore e ore, quindi finché mi diverto va benissimo. Mm -hmm. Ma ti piace eh. di più creare o giocare a livelli creati da altri? penso a tutti e due eh, perché comunque è bello crearli eh, mi diverte a me e poi mi diverte mh, condividerli, condividerli eh, con gli amici per vederli bestemmiare a, a rotto un culo eh, però anche giocare con quelli creati dalla community certe persone malate ci sono e va bene così Ma, mh, adesso io non mi ricordo se fosse con eh, col primo o col secondo però mi ricordo comunque di aver provato dei livelli creati da altri e mh, seppur eh, debba sicuramente onorare la, la voglia e l'inventiva nella creazione di alcuni livelli meravigliosi e non riconoscibili tra livelli creati da Nintendo o, crea o creati da dal primo stronzo che passa tanto di cappello a queste persone ma un conto è il livello bello, divertente, eccetera. Un conto è il livello assolutamente punitivo che francamente non non, non mi diverte. Cioè, tipo quelli dove inizi, bam ti cade qualcosa e muori. Ma che cazzo è divertente? Cioè, sacco. No, a me no. Però c'è, se non sbaglio, c'è il livello di difficoltà. Eh, quindi se sì, non vuoi farlo. Certo, altro... certo, ma un conto, ripeto, è il livello difficile. Un conto è quello che devi fare. 200 volte per poterlo superare una volta e quella volta lì l'hai superato per buco dal culo. No? per 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 tua bravura ecco mm -hmm. non lo so mi ha, mi ha sempre dato l'idea di essere una cosa abbastanza sbilanciata ovviamente per alcuni livelli non per tutti eh sì però invece ho, eh, anche bestemmia qualche volta con livelli impossibili mi ha sempre divertito mm -hmm. quindi dai. Bene. Dai. Alla mia settima posizione, attenzione, bevo un goccio d'acqua. C'è un gioco. Anche in questo caso ne ho già parlato altre volte, però, bene o male, di tutti i giochi ho già parlato qua in live. Ma è un gioco che qualcuno, nei commenti prima, ho, ho visto che pronosticava la mia prima posizione, e invece è in settima. E sto parlando di Hollow Knight. Uh... Hollow Knight, titolo che mi è piaciuto, che mi ha fatto tirare molte Madonne in determinati punti, in determinati boss e in determinate zone che non capivo come portare a termine, ma è un gioco sicuramente meraviglioso ed è un gioco che ha avuto la fortuna di essere giocato dal sottoscritto parallelamente a... Ad altri miei amici che lo stavano giocando in quel momento E che, come dissi in altre live eh, Mi ha fatto tornare con la memoria A quei, a quei momenti in cui Durante, non so, l'adolescenza o post-adolescenza Mi ritrovavo ad aver sotto mano il gioco Che anche altri miei amici appunto stavano giocando E con i quali mi davo consigli Mi scambiavo idee Mi dice... non so, c'era uno che... Paolo principalmente che mi diceva guarda che per riuscire a, a, a passare quel punto devi fare così, devi avere quel, quello strumento là. Lo strumento si trova in quel posto, e io a mia volta magari gli davo altre istruzioni. Insomma, tutta una cosa, quasi a livello di mini community che si è venuta a creare, che mi ha, mh, ha dato un surplus al, al, al gioco, non indifferente. Di base, comunque, è un gioco molto bello, molto particolare. Molto, molto divertente e molto appassionante nonostante faccia parte comunque di un genere cioè i cosiddetti Metroidvania che, per i quali io non impazzisco perché la loro eh, componente principale ovvero il passare e ripassare dallo stesso livello eh, dalla stessa, dallo stesso percorso 20.000 volte non mi fa impazzire ma sotto certi mh, punti sotto, con certi giochi eh, la cosa funziona e eh, interessa anche me, piace anche a me. E questo C è, è un po' di questo. Non ricordo se l'abbiamo giocato nello stesso periodo, appunto ci scambiava pareri. Io questo ricordo. Mm, non credo, Dani. Secondo me no. Mm, non Potrei cominciato. ricordarmi male. Ti basta prendere lo Switch e vedere quando l'ho giocato Io l'ho lo... giocato più o meno al, al day one su Switch. Eh, eh, siamo lì. Eh. Può essere, Era tipo allora. inizio metà estate. Eh. Può essere, sì, 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 Vabbè, Hollow Knight? bello. Eh? Ci sta bello, ma molto complicato. Molto complicato eh. in diversi punti. Quello sì. Eh, ripeto ripeto perché l'avevo già detto in passato. Non so se. Eh, se l'avessi giocato, se lo, gio se lo cominciassi oggi e non avessi avuto quindi quella eh, quella parte di community che mi sono creato appunto con gli amici che, con cui mi davo consigli, non so se da solo eh, l'avrei portato a termine perché appunto in diversi punti è, è abbastanza ostico. Quello sì, mm, se non ricordo male, è. Gli amici mi sono serviti di più per superare alcuni punti rispetto al superare alcuni boss, che sono stati molto complessi in determinati punti, in determinati, in determinati boss sono stati particolarmente difficili da buttare giù, ma non tanto quanto il capire dove cazzo andare. L'unico mio grande rammarico di Hollow Knight è non averlo scritto al 100% o 120%, non mi ricordo. No, sti cazzi, è troppo difficile. Beh, lo so, lo so, ma ho questo rammarico incredibile perché mi riallaccio a quello che stai dicendo te condividendo tutto e dicendoti che è la mia sesta posizione Hollow night. Ok. E... Ah, la mia settima posizione che... sarebbe stato il tuo gioco successivo, da dire. Sì, sì, è la mia sesta. Mm -hmm. E aggiungo, condivido appieno al 100% quello che hai detto te. Infatti, questa cosa della community che si era creata condividendo i pareri con gli altri, io, quando succede in quel momento con un videogioco, adoro tantissimo. Adoro tantissimo e mi sta sempre succedendo tante volte, aggiungo comunque anche lo stile, lo stile grafico dei personaggi, io lo adoro, eh, mi ha fatto impazzire tantissimo, poi altre cose hai detto te, tutto te, quindi non eh, certo, non sto qui a dire altro, perché, eh, prego. È un bel gioco, difficile non perché è esageratamente punitivo, ma perché è effettivamente è difficile in certi punti, esatto. Eh, ah, C'è Alessio che io gli ho risposto tramite messaggio. Che chiede: In questa top 10 ci sono o avete già nominato giochi rivalutati o su cui siete partiti prevenuti? Nel mio caso, no. Nel mio caso come ho detto, un po' Pokémon. Let's go. Perché ah. comunque eh, diciamo che il brand per me sta avendo mm, un declino un po' negativo. E invece let's go. Partendo dalla premessa che ah vediamo com'è l'ho trovato tutto ho trovato un gioco godibile un... mm. no io no per il semplice motivo che se guardo questa mia top 10 sono tutti giochi che per cui non, eh, non sono partito prevenuto e per cui poi mi sono ricreduto giocandoli poi non dico che su Switch io non abbia mai giocato dei giochi per cui magari ero partito eh, con il disastro nel cuore e poi giocandoli io mi sei ricreduto o all'inverso ero partito contentissimo e poi mi hanno fatto cagare in questa top 10 comunque no, no eh, da quel punto di vista io ti cito giochi che, eh, con cui dovevo essere soddisfatto nel senso mi spiego meglio, avevo grandi aspettative delusissimo e non l'ho messi proprio flop tipo Xenoblade Chronicles purtroppo... Oh, il primo o il secondo. Il secondo, sono partito dal secondo. E mi ero informato che era una storia totalmente diversa. Avevo grandi aspettative, tutti i miei amici, boh, Dani è bello, bello, sodo, eppure troppato, il gameplay non, non mi si addiceva. Ok, quindi se la tua sesta posizione è il mio allora. settimo Hollow Knight... Alla mia sesta posizione ci mettiamo un titolo che tu non, non apprezzerai solo in sesta posizione, è Super Mario Odyssey, intanto l'hai messo perché nella live scorsa, no. sì, allora nella live scorsa sui Mario. Era... Riguardava la top dei giochi di Mario che sto giocando da 35 penso, anni. No, 30 penso anni. Peggio, va bene, va bene. Riferito ai giochi giocati esclusivamente su Switch non posso non mettere in top 10 Super Mario Odyssey, naturalmente, eh, perché seppur non, è, non sia il eh, Super Mario 3D che mi rimarrà per sempre nel cuore, è comunque un ottimo gioco, cioè non, eh, non si può negare nulla di tutto ciò. Eh, alcune meccaniche introdotte per la prima volta come banalmente l'utilizzo di capio l'utilizzo delle trasformazioni le ho apprezzate molto altre un po' meno in primo luogo il questa sorta di livelli più estesi livelli tra virgolette open world che in un platform in un mario in un particolar modo non è che mi, mi facciano eh, impazzire Um, però ripeto, nel complesso è un titolo assolutamente da giocare se hai uno Switch. Ed è un titolo da giocare anche solo se, se sei un amante dei platform. Perché comunque è un titolo ottimo. O, è un titolo che sa esprimersi al meglio all'interno proprio della categoria platform. Comunque, bimbi, non c'è Breath of the Wild in top. Abbiamo deciso di non uh, inserirla. Esatto, eh, per chi è arrivato più tardi. Ehm, dunque questa era la mia sesta posizione. Tocca a te con la quinta. Allora facciamo un piccolo riassunto per chi si è connesso negli ultimi 20 minuti. È una classifica dei giochi giocati su Switch. Nessuno dei due ha messo Breath of the Wild perché sarebbe stato al primo posto di entrambe le classifiche. E basta. Ok? Vogliamo anche fare un piccolo, visto che siamo a metà classifica, vogliamo fare un piccolo riassunto solo citando le nostre posizioni. Allora, mia decima posizione la saga di Picross, la saga, la serie diciamo. Nona posizione Animal Crossing New Horizon. Ottava posizione Caped. Settima posizione Hollow Knight. Sesta posizione Super Mario Odyssey. Vai Dani. Allora, decima Pokémon, let's go Pikachu. Nona Zelda, Link's Awakening. Ottava Hades. Settima Mario Maker 2. Sesta Hollow Knight Boh, accontentati e tutti quanti. Che ora per me sono Quinta. cinque giochi clamorosi. Okay. ora inizia la, la, la vera top, diciamo quella mm. scottante frizzantina. Partendo con il quinto posto di un gioco che io adoro tantissimo. Il brand sono fan sfegatato della saga. So già cosa stai di... per dire. Vai, vediamo Monster Hunter. Bravo. Okay. Monsterante Rise, ok, e diciamo tutta che è basso eh, per diciamo, il Monsterante, però purtroppo, eh, nonostante io ci abbia passato un sacco di ore su questo Rise, ha delle pecche, ha delle pecche che non, eh, In confronto all'ultimo gioco uscito, eh, i reward eh, purtroppo non... È... Mi hanno fatto un po' bestemmiare. all'inizio innanzitutto, vabbè, i, i, i nuovi mostri sono fighissimi. I, I nuovi sistemi con um, lo svolazzamento per la mappa ti abbreviano un sacco la ricerca dei mostri. Quindi, lì hanno fatto un ottimo lavoro. Però, purtroppo, questo è proprio il gioco che si vede. Si vede che Switch non ce la fa. Mm. Ci sono zero cali di frame. Eh? Quello, è per, su quello è perfetto, però, penso che sia un lavoro di Capcom e Celso. Però graficamente siamo molto, molto indietro. Va bene. Il gioco non fa la, graf la grafica. Eh, non fa il ricordami tutto. una cosa, Dani: questo qua è esclusiva Switch, Switch vero? Se non sbaglio, c'è anche su PC. Non vorrei dire una gossomeria. Ah. Non so. Mm. Vabbè, però. Purtroppo si vede perché ci sono un po' di ambienti spogli. In confronto, magari. Ah, esce su, esce su, su PC più avanti. Su, su, su PC, in confronto al World, si, gli ambienti sono molto più spogli e C'è qualche cosa da sistemare a livello grafico, e, però va bene alla fine. Meglio diciamo una grafica eh, dietro rispetto a un, magari qualche frame di meno. Invece, frame va benissimo e se, essendo un gioco così frenetico va benissimo. Il problema è nel postgame perché ti dico questo? Perché finito il gioco tu no, no, non lo finisci perché il postgame è uscito un aggiornamento dopo uno o due mesi se non sbaglio e questa cosa mi ha fatto un po' cadere le palle, perché ho dovuto aspettare uno o due mesi eh, magari io in quei due mesi non ho più giocato il gioco ho perso un po' di manovrabilità e quindi non lo so, preferivo tutto subito vogliono aggiornare il gioco mensilmente per farlo allungare di più ok, però purtroppo io voglio tutto e subito come nei vecchi Monster Hunter Mostreenante World hanno fatto l'espansione un anno dopo. Ma è come un World 2, quasi qui vogliono fare due missioni al mese, tre missioni al mese, qualche mostro di più. Però no, non l'ho giocato nei parchetti. Penso di averlo giocato tutto in fisso. <ride> Mostreante, nonostante eh, sia un casore spasmodico di PSP con uh, il Freedom e Freedom Unite. Però, eh, questa cosa l'aggiornavo mensilmente come giochi, magari. Competitivi, quasi. Non lo so come definirlo. Però, scusate, so. è Giulio che sta tirando delle madonne a sua madre. <ride> perché sarebbe dovuto entrare a gamba tesa anche lui verso le 6 e mezza per la sua top 5, visto che non, sa... non... non è in grado di arrivare a 10 giochi. No, e... Aspetta, tranqui. Ok, e invece non riesce no. perché cioè, mi ha detto tra dieci minuti dovrei essere a casa recuperiamo poi vai tranqui scusate non ho capito eh, dai vieni tra dieci minuti se riesci no ma ci sta che non siete d'accordo con me bimbi cioè non la metto perché non bimbi, sono d'accordo? Per... dai lo hanno supportato eh, da dieci con... primi mesi la... mostri su mostri per, la... per la community comunque ma Ryzen... non ho capito cioè tu Dani hai detto che dopo due mesi è arrivato il postgame, ma... eh? allora Gente dice, è stato supportato i primi mesi da Dio, insomma, perché comunque il primo aggiornamento ha immesso dentro, mi sembra, due mostri più qualche missioncina. L'aggiornamento successivo con l'endgame, il, il, dopo un mese, se non sbaglio, o altri due mesi, con il boss finale e altre due missioni così. Però comunque uno dice, ma pure Word ha avuto aggiornamenti successivi? Sì, infatti è una critica che feci tempo fa a World, che si sono ripresi poi con 12 most 15 mostri in due mesi, non si è mai visto su Monster Hunter, però comunque, cioè non lo so, 15 mostri non erano, perché comunque c'erano le missioni con l'Apex delle assedi che quelle lì non, non, non mi facevano particolarmente impazzire, però in confronto a ah, World io lo criticai per questa cosa game. Quello, come critico Rise ho criticato World però eh, lo sviluppo è stato ostacolato dal covid ma non lo so un po' la paraculata che si dice per tutti i giochi eh... covid però ve l'ho detto mh, liberissimi di pensare che Rise sia il miglior monster Hunter eh? alla fine sono cose eh, personali per me no io preferisco un World eh, nonostante Rise sia un bel gioco purtroppo ve l'ho detto ragazzi mm aggiornare mensilmente non lo so preferisco un post game più sostanzioso all'inizio o un'espansione dopo qualche mese no che non abbia contenuti tranquilli che per me io non, non, non a me non piace giocare riprendere il gioco giocare eh, quelle due missioni che ci sono mensilmente eh, rimetterlo lì da parte riprendere dopo un mese preferisco magari che mi fai un contenuto più sostanzioso dopo qualche mese eh, 5-6 mesi eh, così lo gioco tutto lì mi concentro su quello è buono mm. sì, so, mm, da questo punto di vista qua, sono abbastanza d'accordo con te nel senso che di partenza nemmeno io cioè, una volta che finisco un gioco l'ho finito e l'ho accantono se poi do, mi è piaciuto talmente tanto che a distanza di un anno esce un DLC eh Potrei anche pensarci, mi è capitato rarissime volte nella mia vita, però questo è per come sono abituato io. Di sicuro non mi va l'idea di, boh, finisco il gioco oggi, tra un mese esce un aggiornamento con due stronzatine, boh, riprendo in mano il gioco, faccio le due stronzatine, poi dopo un mese ancora, ancora, cioè basta quanto cazzo ci devo eh stare sul sì. gioco. Ma infatti, bimbi, io non è che ho detto che è un flop eh, mostriante il Rise. L'ho comunque messo alla quinta posizione dei miei giochi di switch. Ho fatto questa cosa perché è una cosa personale. Poi, come dice il ragazzo Redimel, ora si aspetta l'iceborn del Rise e quello, per quello preferisco uno, un aggiornamento sostanzioso, ma anche a pagamento. Me lo fai pagare? Ci gioco 100 ore. Sono soddisfattissimo. Però anche l'High Rank l'hanno messo dopo. Se non sbaglio, il G-Rank, non mi sto confondendo, però l'hanno messo dopo quello lì. No, Monster Hunter Generation Ultimate no, perché io l'ho giocato su, su 3DS, non su Switch, quindi non l'ho messo in top. Però comunque è una cosa personale. Il gioco l'ho buttato tantissimo, ragazzi. Ci cioè, ho fatto 100 ore in un mese, penso, e va benissimo così. Sì, so però dimentichiamoci che non so quanti giochi tu abbia giocato su Switch, ma se l'hai messo in quinta posizione, tanto no. cagare non credo che ti abbia fatto. Eh, ehm, C'è solo questa... Guarda, addirittura volevo metterlo quarto. Però il quarto posto poi ne arriveriamo, non ne parlerò. È bellissimo, ragazzi. Solo che... Molta gente pensa che ha detto che è addirittura è il miglior Monster Hunter. Per me invece non è così. Io sono uno di veli che uh, adora tantissimo il World con l'Iceborne, quindi... Niente. Non Bene. Non mi abbastanza, prego. La mia quinta posizione vede protagonista il buon... Luigi con Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3 perché? Perché, oltre ad essere un gioco molto divertente, un gioco estremamente curato in una maniera quasi artigianale, in una maniera che praticamente solo Nintendo sa fare. È un titolo molto che aspettavo da tanto tempo. Che volevo da tanto tempo dopo aver giocato il primo. E il secondo su 3DS, il secondo piaciuto, ma non tanto quanto il primo. Il terzo è senza dubbio il titolo riuscito meglio, sia dal punto di vista delle meccaniche di gioco, sia dal punto di vista degli enigmi, delle idee nuove che ha portato all'interno del brand. È molto molto bello da vedere. Forse uno dei giochi più belli da vedere su Switch, sia per gli effetti che per cosa vedi proprio. E ricco di segreti, ricco di, di enigmi. Il gioco stesso è, è un puzzle game alla fine, più che, più che un action praticamente. Mm, bello, cioè da qui in poi faccio fatica sinceramente a trovare dei difetti, visto che appunto di giochi comunque su Switch ne ho giocati tanti e per, come nel tuo caso. Per essere arrivato in quinta posizione vuol dire che, che, che se l'è davvero meritato. Eh, è un genere molto particolare, ma è uno di quei giochi che per chi si approccia per la prima volta ad una console Nintendo io mi sento sinceramente di, di, consigliare, di consigliare praticamente ad occhi chiusi perché è, è proprio l'emblema del divertimento. Ecco, l'unico difetto, ora che ci penso, è che... Mi sento di, di, di far notare che, giunti al terzo, al terzo titolo del brand e giunti ad un, ad un capitolo del brand su una console con tutti i cazzi e i mazzi di ogni di, di sorta, mi aspettavo sinceramente un comparto, eh, cioè dei comandi rivisti e migliorati. Cosa che purtroppo non è successa è che anche in Luigi's Mansion 3 sono presenti delle, delle scelte secondo me assolutamente criticabili che il brand si porta avanti fin dalla, dalla, dalla sua prima uscita. Eh, peccato però comunque non vanno a minare quello che è il mio giudizio complessivo sul, sul titolo. Ho trovato Luigi's Mansion troppo ripetitivo e lento. Figa, lento. L'ho lasciato a metà il 2 è molto bello, ma ha problema della mancanza del secondo analogico. Sì, però, non... nel, nella versione per switch, cioè nel eh, Luigi's Mansion 3 per switch, il secondo analogico c'è, ma i problemi nei comandi rimangono quindi, non, è, non sono stati risolti, ahimè. Prego, io aggiungo comunque che uh, cioè il level design è pazzesco. Io l'ho goduto tantissimo e come hai detto te, la cura, io penso che sia uno dei giochi più curati. Sì. Eh, da quel punto di vista è clamoroso. Clamoroso, proprio per questo ho deciso di metterlo al quarto posto io. Quarto? Sì. Ok. Ho deciso, ero deciso tra Monster Hunter o Luigi. Però ragazzi, Luigi, cioè, a live il livello design e la cura nei particolari, poche volte l'ho visto in un videogioco così. Ascol ascolta un po' scusami se ti interrompo visto che è arrivato quel cazzone di Giulio Boia. e visto che hai appena accennato la tua quarta posizione lui ne ha 5, quindi direi di farlo entrare eh. Uh, aspetta eh ostia ho sbagliato tac ho fatto una cazzata eh sì. Sì, per sono, cosa? Un sono un coglione eh, Perché non ho ancora capito come cazzo funziona Sto figa di Skype Eccolo qua Boh Guardiamo se arriva Giulio Giulio Mi vedete? Mi sentite? Sì. Ciao sì. Ciao. Allora tutto a posto con la batteria della mamma? Dio cane Perché mi sento con il ritorno? Benissimo, perché eh. non ho le cuffie io. Sì, bene. sì, sì. Aspetta che non sto capendo un cazzo. Strano. Allora, come faccio qua? Guarda, guarda, ah, ok. rompi i coglioni, cazzo. A ah, posto. Senti il ritorno? Dani, parla un po'. Ciao, caro. Ciao. Non vi sento. Non ci senti? Sentivo prima Marco, te non ti sento. Prova, prova, cosa sa, un sa. Ci senti? Eh uh, Cristo. Ah, Adesso cazzo. non sento neanche più Marco, ma... Sì, ma sei veramente un pezzo di merda. Aspetta un po'. Secondo me... Voi ragazzi lo sentite, Giulio? Luigi, sento un cazzo. Aspetta, prova a richiamarmi, va. Mannaggia, Dio Aspetta, come cazzo faccio a buttare... Ah, ok, ha messo giù lui. Loro però lo sentivano. Giulio, questa festa. Oh, yeah. Boia. Che Ma... bello, poi richiamarlo e non, eh, non risponde. Sono entrato ora. Cosa è stato detto sui giochi Switch? Adesso, figa, abbiamo già fatto il recap. Dalla... Ci senti, Guarda, Giulio? Sono un deficiente io. Allora. So. Eh, <ride> <da>. Che cretino, <ride> Dio santo. Bene, bene. Alê, eh, ma... all eh, senti... Boh, no, che... uh. mi sono accorto che quando partono i sound alert eh, chi è in live con me non li sente, quindi. Um... Io l'ho appena sentito, eh. L'avrei sentito dalla live, no? no cioè la live, aspetta. Sentito, aspetta. Eh, allora, io ho sentito cioè, il microfono ha preso le cuffie, Sta. mi metto anche le cuffie giusto perché sei arrivato a rompere il cazzo, no? Ma non mi dà fastidio, vabbè. Prova, prova, sa, sa. Luigi. Eh, Luigi, prova? a proposito di Luigi, eh. eh. Ho sentito che ne avete parlato quando sono entrato. Ti fa cagare. Sì. Però. Io ce l'ho più avanti, quindi ne parlo dopo. No! no! Ostia! Perché ci siamo andati come regola io e Dani, non solo di non mettere Zelda Breath of the Wild, ma anche di. Non dire se io ce l'ho alla quinta posizione, ah io ce l'ho alla prima. Eh, magari devi dirmi queste cose. Eh, va bene, adesso te lo dico. A meno che non è già capitato due volte in questa live che io parlassi di una posizione e Dani ce l'avesse la posizione successiva. Quindi tipo io in settima e lui in sesta, quindi avrebbe parlato ancora dello stesso gioco quindi ne abbiamo parlato insieme. Però a questo punto siamo arrivati. Dani ha detto la sua quinta, io ho detto la mia quinta che corrispondeva alla quarta di Dani. Quindi adesso comincia tu con la quinta e con la quarta. Aspetta, Ho preso come la finì? No, volo? dimmi! Eh, Volevo fare una domanda. Hai preso Vai. tutte le gemme? Ho preso tutte le gemme. Mi sembra di sì, ma <ride> mi sembra che non erano gli unici gli unici collezionabili. Cioè, so di non averlo finito al 100% io, so di io non averlo finito al 100%, ma le gemme le avevo prese. Perché mm. poi, se non ricordo male. C'era la possibilità di eh, comprare degli aiuti che ti dicevano: Guarda, e... che la gemma è, le... e... infatti, e... li ho comprati per avere tutte le gemme, ma non l'ho finito al 100%, non ricordo cosa mancasse, e, tra i Luigi Smanson. Quale hai goduto di più? Questo, okay, e li metterai in classifica terzo, primo, secondo. Io il primo non l'ho mai giocato quindi io ho giocato solo il terzo il primo visto che dopo aver giocato il, il terzo eh, mi ha fatto venire voglia di riprenderlo in mano me lo sono comprato per 3DS però ce l'ho ancora qua in celofanato. per forza esatto bene vai Giulio allora, siccome non c'è Zelda Diciamo subito che sono quattro Così parto dalla quarta posizione con voi Ok, va bene via. A meno che come quinta non potete mettere Ring Fit solamente per l'impatto <ride> Dell'armenta con la quale mi è arrivato Spiega, <ride> spiega In pratica eh, Ho comprato Ring Fit Che l'ho sempre voluto Però ho detto, cazzo, non mi va di spendere 100 bombe, 80 bombe Quanto è che esatto. costa da nuovo No, Quindi siccome eh, Farens ha deciso di venderlo, gliel'ho acquistato e quando mi è arrivato mi sono trovato un pacco pieno della sua immondizia per evitare <ride> che il gioco pigliasse colpi, no? <ride> pure con i rotoli di carticeni che ho <ride> Confermo tutto. Quindi eh, la vostra quarta? Già, adesso ah scemo no Dani in quarta ha messo la mia quinta che okay, era sì. Luigi's Mansion giusto 3 3 giusto la mia quarta quindi tocca a me quindi Vai. la mia quarta e qua c'è cioè Link's Awakening che oh, prima no... awesome. non ho citato Vengalo. perché eh, non volevo spoilerare la cosa ne abbiamo già parlato un po' io e, e Dani quando l'aveva messo in decima o nona No, 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 per me è stato un, un gioco molto valido ed è stato anche un piacere giocarlo, sia appunto per questa scoperta del, level, del design che prima non, che al momento dell'annuncio non mi fece impazzire, ma poi giocandoci mi è piaciuto e come, e poi eh, perché ho provato molto piacere nel rigiocare uno Zelda con la visuale a volo d'uccello. Una visione d'uccello non è bello a volo d'uccello, ma soprattutto poi perché erano passati talmente tanti anni che effettivamente non è che mi ricordassi poi eh, tutto quanto, quindi, ehm, quindi non dico che sia stato come, come giocare un gioco nuovo, ma, eh, ma quasi. E avevo proprio voglia di rigiocare un, uno Zelda vecchia scuola. Quindi, tanto di cappello per questa scelta di Nintendo. Per certi versi è anche un po' controcorrente con eh, appunto con questa scelta di design che non è piaciuto a tutti, comunque eh, e volendo non fare un gioco nuovo, ma riportare in auge un titolo di tantissimi anni fa. Quindi promosso, promosso sotto tutti i punti di vista Hai è sì, completato anche quello al 100%. Da eh la tantissime tre se... Se... se non sbaglio. No no, no, no no. No, 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 no. Era un tante, era un tante. no, tante, erano No, assolutamente. Wow, cazzo! Grazie a Dead Control per tre mesi, però figa, eh, Giulio hai messo in quarta posizione il ring feed, ma non ne hai parlato. Ma ci hai giocato. No, ma quello l'ho fatto come per il culo, come come quinta. Ah, ok, Credo <ride> bon. può. Corretto da una quinta Quindi, così. Ora puoi partire con la quarta, eh? effettiva. Sì, sì, con la allora. quarta. Allora, innanzitutto quando tu mi hai detto nessun Zelda io non pensavo solo Zelda Bread of the Wild ma tutti gli Zelda, io l'avevo intesa così cioè quindi sì, consideravo sì. anche cioè. Link's Awakening ma, ma, ma porco Dio, ma figa ma mi vuoi far bestemmiare cioè, ti ho detto nessuno dei due mette Breath of the Wild perché sarebbe stato al primo posto eh e no, ma, ma mi hai detto solo Zelda eh? mi hai scritto solo Zelda adesso figa vado a riprendere perché Dio cane ti ammazzo dov'è? Eccolo qua cazzato? Dimenticavo di dirti che escludiamo Zelda è vero, non ho detto Breath of the Wild, e tu domandi perché sarebbe stato per primo per tutti e due, e Dani ti dice: sì. e come fa a essere primo per tutti e due più di un titolo? Ostia, vabbè. In comprensione che ci sta, va Beh. bene. A <ride> no. Fai, a no, ci sta. Un cazzo, ci sta perché sono coglionito, poi che. Okay non lo faccio bestemmiare arrivi te quante, quante mi ha tirato in 10 minuti? neanche una no no con lui te. era la prima no. parecchie 4 no? vai Mi fido Giulia di vince tanto. il premio come peggior ospite non è quello che pensa tua madre no, no, scherzo ne ho avuti di ben peggiori <ride> eh? ne ho avuti di ben peggiori Is a brian reference? no no <ride> No, no, no. No, no. no. Eh... Bon. Non mi ero andato a bere. No, a pisciare. Sì, ma potete parlare tranquillamente, eh, cioè, non è che dovete parlare Ah, no, parlare a, a, per aspettavamo, per... cioè figurati. A lei? a lei, la lavata di mani, a lei boh. Vai. Allora, io come quarta, in quarta posizione ho messo Dead Cells, perché è stato il primo roguelike che ho giocato, mm -hmm. che mi avevi consigliato, non so, forse appena era partito Lockdown, non mi ricordo più, il primo, mm -hmm. e quindi mi ci sono ammazzato sopra. E veramente era un genere che non ho mai giocato, non pensavo che mi piacesse così tanto. Mi è piaciuta tantissimo la grafica, l'ho preferito anche di più ad Hades, che Hades non l'ho mai terminato. Adesso ho intenzione di riprenderlo però davvero promosso cazzo mi è piaciuto tantissimo The Cells mm -hmm. mm -mm -mm -mm. ma eh, adesso l'hai giocato su switch Hades o... lo gioco su switch su switch ah ok no però, cioè, detto... non, non era no 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 l'ho no 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 l'ho no 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 a no 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 roguelike non è che siano... cioè non, non pensavo che fosse il mio genere, ho provato questo qui, Dead Sales, vuoi che parli di grafica, proprio una serie di fattori, comunque mi è piaciuto, però ti dico, non, adesso benché tanti mi abbiano detto che sia di gran lunga più bello, sarà stato il periodo che non ero, ho deciso di abbandonarlo o che mi ha fatto incazzare troppo che sono una pippa io, eh. può anche essere quella bello. cosa lì. Difficile a dire, sono a me diversi. Lo stile è diverso, quindi boh, io preferisco quello di Hades. Ma lo, lo, lo stile grafico intendo proprio lo stile di, di gioco? Secondo me anche come stile di gioco, è, perché comunque quello di 2D di, di Dead Set non, non mi ha fatto impazzire. Invece lo stile isometrico di, Cells, di Hades, sì. A me lo stile poi... 2 di, di The Cells invece ha fatto impazzire. Proprio da sa sala giochi proprio esatto, comunque sono cose personali, quindi è difficile come dire, è più bello mm -mm. comunque anche lo stile dei del, delle divinità su Hades a me è superiore, cioè superiore, Lo preferisco. Non lo so, mm. a me sono piaciuti molto entrambi, quindi non eh... con Pregi e difetti di entrambi, con delle diversità tra i due giochi, ovviamente. Ma vabbè, ne parliamo dopo. <ride> <ride> eh, quindi, il mio quarto l'abbiamo detto. Dani, tocca a te con la terza: la terza posizione. Eh? Attenzione: medaglia di Podio. bronzo, medaglia di bronzo, medaglia di bronzo. Animal Crossing. No, no, no Michio, sì. non ci credo. Sì, frate, sì. L'ho dovuto mettere a terzo posto mm. perché come hai già detto te, il periodo dell'uscita dell'animal Crossing è stato perfetto. È stato perfetto con la quarantena di mezzo. È, è stato parte integrante della mia vita. Della mia vita in quel momento, Animal Crossing, Ma mi svegliavo, facevo le mie cosine, poi facevo altro. Pranzavo, facevo le mie cosine, facevo altro. La sera facevo le mie cosine così per un mese, io penso che in un mese da invece faccio 130 ore, ma tutti i giorni, ininterrottamente. È stato il mio primo Animal Crossing. Quindi anche lì bisogna dirlo: perché, comunque, te hai detto: esatto. li hai, ecco, hai giocati altri, quindi, certo. secondo me, incide tantissimo, tantissimo. Sì, sì. però. L'esperienza che ho avuto io con Animal Crossing io l'ho adorata alla follia. Follia perché, è stata, come ripeto, è stata la parte integrante della mia giornata in quarantena. Mi, mi allora, glassavo... ti, ti faccio una domanda di cui intuisco già la risposta per come sono fatto io, ehm, e ne è un esempio mh, Mario Maker, eh, Little Big Planet, eccetera. Eh, non sono un grandissimo amante delle personalizzazioni. Mi spiego di tutte le ore che ho passato su Animal Crossing, indipendentemente che si tratti dall'ultimo o dal penultimo su 3DS, non dico che una minima parte, comunque, non troppe ore io le ho passate a personalizzare la casa e gli oggetti, i tappeti, i muri, eccetera. Ma la mia cioè la maggior parte del tempo che io passo su Animal Crossing è destinata alle azioni che devi fare e pulisci l'isola e pianta i fiori dai da, da bere i fiori fai, raccogli le piante raccogli i frutti dalle piante robe così no? perché non sono un grandissimo amante appunto della, della creazione, delle personalizzazioni tu invece io sono un eh vedi un grandissimo amante di queste cose, ma anche le più cazzate io le adoro sempre nei videogiochi. Se mi metti in un gioco e devi personalizzarti, per esempio, il colore di tutti i cazzo denti, io ti personalizzo tutti dal, dall'ultimo, il colore, dall'ultimo, dal all'ultimo. Quando c'è la personalizzazione di mezzo, io impazzisco. Quindi ho perso un sacco di ore a fare queste stronzatine in giro per la mappa, in giro per l'isola, tantissimo. Comunque sì, sono arrivato alle 5 stelle. E ho posizionato tutte le case, ho, ho disfatto le case per mettere da altre parti perché devi aspettare un giorno per farlo, quindi anche lì perdi tempo, eccetera. Secondo me ha tanti limiti come gioco, perché eh, anche tipo solo di, di text, di, come si dice? Di posizione degli oggetti eh, di quel fatto che puoi chiamare 9 abitanti e basta. Pensavo qualcosa un po' più, di più grande. Invece mi sono trovato comunque qualcosa di fondamentalmente piccolo, era un'isola e pensavo che magari potesse essere supportato con altre cose, invece è stato supportato solo con oggetti, eventi, che ho fatto l'evento di Pasqua perché stavo in quarantena, ho provato l'evento di Natale, però anche lì mi era già scemata la cosa. Quindi è stato un one shot quel mese lì, poi non l'ho più ritoccato. Pensavo di ritoccarlo. Qualche, um, qualche mese e invece one shot completamente poi abbandonato mi è dispiaciuto però non posso non aggararlo è, è molto pericoloso Animal Crossing eh, da questo punto di vista perché nel momento in cui eh, compi l'infausta infaust, scelta di riprenderlo in mano per esempio per vedere com'è la tua isola dopo tot mesi, vedere com'è la tua isola eh, d'inverno con la neve, eccetera, è molto probabile che tu venga risucchiato ancora e per un altro mese ti metti lì a, a giocarci. Mi era capitato con, la con il vecchio capitolo per 3DS di giocarci, cazzo ne so, 200 ore eh, da quando era uscito. Poi avevo detto basta perché non posso starci su ancora così tanto, così tanto tempo. E l'avevo ripreso in mano, mi sembra appunto anche a me, per Halloween, o forse per Natale. Oh, e mi ero fatto intripare ancora. Cioè, avevo passato ancora su dei giorni e dei giorni. Dopo che ho detto basta, no, no, non ce la faccio più. Io non ho mai giocato un Animal Crossing. Mm. Mai preso in mano un Animal Crossing. Ah, vabbè, il, il mio primo è stato questo lì. Comunque, la ragazza ha detto che lui avrebbe tolto la questione di aspettare per fare determinate cose. Secondo me, così. Avrebbe snaturato comunque sì. tutto Animal Crossing. Sono d'accordo perché lui fa l'esempio dei giochi mobile, no? Ma non è mh, paragonabile ad un gioco mobile anche in queste, in queste meccaniche se vogliamo tipiche da gioco mobile. Perché, essendo un gioco, secondo me che si basa sulle ore vere della, della tua stessa vita e su data e orario della tua stessa vita, il fatto che tu debba aspettare. Fa parte proprio del, del far passare il tempo all'interno del gioco stesso e della tua vita. Quindi eh, eh, esatto, io l'ho no. goduto il doppio così. Perché, come ho detto prima, mi alzavo, facevo le mie cosine. Visto che in chat avete riso un sacco, facevo le mie cosine. Poi non potevo fare più altro perché dovevo aspettare. Va bene, ci vediamo domani, e, e domani lo facevo. Io l'ho durata. Questa cosa. Poi sì, è limitato. Puoi spostare un edificio alla volta. Vabbè, quello. Vabbè, lo posso accettare anche, oh. anche se è stato un one shot di un mese, ragazzi. È stato un one shot. Non lo so. Cioè, per me è il gioco tra quelli che ho giocato io. Che ha sempre dimostra dimostrato all'eccesso la propria giapponesità. Per esempio, io una cosa che odio di Animal Crossing è il dover leggere 20.000 volte sempre lo stesso dialogo sempre da dover premere per farlo andare via più veloce, quelle sono le cose che mi stanno sul cazzo di, di sto gioco alla duecentesima cazzo di carpa che peschi, leggere alla duecentesima volta la stessa battuta di merda basta, cioè basta anche quelle il quarto d'ora che... che dovevi aspettare quando un tuo amico veniva so sulla tua isola non quello è anche figlio del, dell'online scabroso delle console Nintendo e. che nel 2020-2021 quando siamo non... Eh non riescono comunque a essere al passo coi tempi e a questo punto mi chiedo anche quanto vogliano essere al passo, coi... ah, yeah. al passo coi tempi Nintendo paragonandosi a qualsiasi altra console eh, degli ultimi vent'anni non lo so, non so dirti se non, so, non siano capaci se non sono, non vogliono investire da questo punto di vista però a un certo punto anche anche sti cazzi ecco l'idea di, di apri il cancello e aspetti perché ti arriva uno quindi scenetta eh, di intermezzo perché il tizio arriva con l'aereo ti arriva poi se ne va via allora altra scenetta insomma tutte queste cose qua che francamente sono a dir poco odiose però è sempre stato così e probabilmente sempre sarà così e ho un bellissimo ricordo però se magari tra due o tre anni Um, ci sarà un Animal Crossing uh, uh, New Chutti Secondo me non avrà lo stesso sex appeal che aveva che ha avuto questo. qui nei miei confronti, ma non lo so. sei Se per scontato è... di giocarlo anche dovesse uscire? Già, un, un, un... come l'hai per scontato di giocarlo? Sì. Un, un nuovo sì, però Animal Però, secondo Crossing. me sono convinto che non avrà la, la stessa impronta che ha avuto questo. Via. Ma anche sì. per il tipo che è successo cazzo in quarantena. A casa mm. e secondo me non avrà mai questa, stessa, non sarà mai la stessa cosa. Mm, mm, mm. Ma Sono se anche Dani cioè, eh, non aveva mai giocato un Animal Crossing, l'ha provato a prendere e ci ha giocato due 300 ore, quanto ci ha giocato perché quando ti ho chiesto mi consigli Animal Crossing mi hai detto semplicemente di no, pur non avendo mai preso un Animal Crossing, eh. non mi ricordo che mi hai chiesto. No, no, dico Marco, già Marco gli ho chiesto ah, perché. Eh, cioè. No, per... A posto che non mi ricordo di averti dato di no, però eh, il no deriva dal fatto che se tu mi chiedi mi avvicino ad Animal Crossing, eh, vuol dire che hai un dubbio, ok? Il sì. dubbio però è figlio del... Non sapere a cosa... Cioè, se sai a cosa vai incontro, ci... lo compri e ci giochi. Se hai il dubbio, allora ti dico non comprarlo, perché è, è talmente particolare come genere di gioco che difficilmente anche chiamarlo gioco è, è difficile da inquadrare come gioco, perché è più un simulatore di vita reale, se vogliamo. Sì, sì. È un gioco che non ti mette alla prova, è un gioco che non, non ha uno scopo ben definito se non quella iniziale di pagarti i tuoi cazzo di mutui per ampliare la, la tua casa no? quindi è più mh, è, è, è la versione elaborata del, eh, del Tamagotchi che voi siete talmente giovani che non, non sapete neanche che cazzo fosse è un lavoro alimentario ce l'avevo un Tamagotchi alimentare mm. mm. ah, l'alba azzurro tu non hai lì da curarti un, un mostrisattolo, ma è da curarti un ambiente di gioco ma non è un gioco è che... e è come cioè vabbè l'almo non moriva se lo lasciavi lì eh, non fa un cazzo l'isola l'isola cioè, si smerda eh, 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 ah, si, si smerda, smerda le l'erba le pian... le, le alta 6 metri cioè, roba così alta 6 metri no però ti si riempie di erbacce il, ah. il, la tua isola e l'incuria della tua isola provoca l'allontanamento degli altri eh, abitanti dell'isola ma non è comunque una cosa Irrecuperabile, mm. vale. quindi terza posizione oh, mia, eh, grazie a poche fan. Manca poco all'anno, caro Farza. <ride> eh, dunque, terza posizione tua esattamente. Terza posizione mia, Mario Odyssey. Ok, era la mia sesta. Ok, Mario Odyssey che io vabbè, non ho giocato chiaramente tutti Mario, Mario. Però questo qua è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Cioè, bella la trovata del cappello, bello esplorare tutti i mondi, non ho trovato tutte le lune, ma non ho mai trovato tutte le lune io. E ti sto facendo male, si vede dalla faccia. No, no, no. Ah. Però ti dico, mi ha divertito tantissimo e ehm, soprattutto cosa mi è piaciuto veramente tanto sono stato il passaggio dal 3D al 2D, nei tubi, così. Sai, per i vari pezzettini dove avevi... Non ho assolutamente memoria di sta cosa. Cioè? No. Sì, come no? E' no? la più figata, è la, è la roba più figa del gioco, dove in Super pratica... Mario, avevi Super Mario Bros. il primo, e facevi livelli in 2D. Perché oh, passavi l'altra via, entravi, e, e entravi nei tubi in alcuni pezzi, per magari cosa ne so. Dovevi arrivare in cima alla torre. C'era il tubo in fondo. Tu entravi da lì, avevi il pezzo, fatto tipo eh, il livello del primo Mario che andavi su in 2D e poi so, in cima c'era il, ah, no, il tubo quella... dove uscivi in Sì, 3D. sì, sì. Mi ricordo il livello eh, quello nella, nella città, se non ricordo male, che alla fine. Terminava che doveva. Forse no, forse ho spoilerato la fine no. del gioco! No, 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 no. <ride> mi eh, ricordo comunque che c'era una sì, parte sì, di un livello in 2D e va anche tornare a Marina, non era una parte, c'era in tutti i mondi, anche più di una, però ti dico quella lì era la più lunga, probabilmente. Ma comunque eh, eh, il concetto eh, è quello eh. ed è stato cioè, bellissimo. però porco Diaz dire che è di tutte le cose la più bella del Mario 3D Open World è eh. giocare alle parti in 2D, cazzo giocati Mario in 2D, a sto giocando. Per, esatto. Perché a me Mario, ricorda quando giocavo da piccolissimo sul Game Boy Color, i, ve, i vecchi Mario in 2D, per me Mario è sempre stato quello. Cioè io sono uno stronzo che preferisce il vecchio Mario 2D come era una volta rispetto a quello di adesso. Quindi sta cosa qui che unisce le due cose, le, il bello del 3D con eh, ah, no, non ci sta. il eh, mix di quello che per me era Mario l'ho apprezzato tantissimo belli anche comunque tutti appunto tutti i mondi da esplorare un po come in eh, Sunshine no è piaciuto Sunshine, <ride> che eh, Mario in... no, che, quell, solo quella parte di Sunshine è il più brutto eh. mm -mm. di quelli che ho giocato i controlli di Odyssey sono i migliori della serie. Beh, sti cazzi, ci mancherebbe altro. Tra l'altro, ecco, è stato l'unico gioco anche in cui ho usato le funzionalità dei due giochi con... Eh, tolti, sai che potevi lanciare il cappello, fare tutte le varie mosse con del cappello, togliere eh, il Non fatto nemmeno una volta. Eh. Potevi fare anche delle mosse. Perché io l'ho giocato non quasi non tutto portate. in modalità portatile, io, scusa, in modalità TV, e qualcosa elle, potevi. Bro. Emulare con il pro, ah. però era un po' una, una mezza chiavica. Tu, Dani, l'hai giocato con eh, i giochi con... Eh, Dal separati. silenzio di Dani, secondo me è più alto rispetto a te in posizione. No, io l'ho ah. giocato con il cane, con i, i giochi attaccati al... Non ci arrivo. E, insomma, no, sì, sì, l'ho giocato con il pad normale. Non c'avevo ancora il pro, quindi... Bene. Al uh -huh. mio... terza posizione... E... Un sì. gioco che nessuno ha ancora citato stasera e nessuno probabilmente citerà, ma al terzo posto ci mettiamo... Sonic Mania. O Sonic Mania, che dirsi voglia. Pe perché? Perché? Perché era il Sonic che volevo da ormai tempo in memore, nonostante... Se uno tra i pochi che è eh, riuscito ad, a vedere del buono nei due episodi di Sonic 4 usciti anni e anni fa, che obiettivamente in 2D erano i peggiori, ma era talmente tanta la voglia di rivedere Sonic che comunque riuscì ad apprezzare quei due giochi lì con Sonic Mania, è, è stato il tripudio del, del, del Sonic vecchia scuola. È l'unico Sonic per me esistente, perché Sonic nasce e muore così, deve essere così Sonic. E il fatto di poi aver ehm, riproposto delle, delle sezioni già viste in eh, giochi precedenti, tra cui anche il mio preferito che rimane il 2, è stato... Un'operazione che ha voluto abbracciare sia i giocatori nostalgici, sia ha voluto proporre qualcosa che probabilmente i più giovani non avevano mai giocato. Quindi, tantissimo. cioè, c'era pappa per tutti quanti. Quindi, ottimo, finito al 100%. Amato al 100%, e vorrei giocarne ancora di Sonic così anche se la vedo una cosa non dico impossibile ma sicuramente molto più avanti nel tempo visti i recenti annunci pseudo ufficiali di nuovi capitoli di Sonic ma ancora in 3D o in un misto 2D 3D che alla fine non accontentano né l'uno né l'altro per quanto in molti vogliano ritenere Sonic Generation un buon capitolo per me non, è, non lo è stato, non lo è stato del tutto ecco eh, ripeto Sonic per me deve essere solamente 2D punto tra l'altro ti sorprenderò lo comprai con un'offerta a 20 euro anni 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 fa mm? è sempre in gioco eh cioè se non l'hai ancora giocato vedi di trovare il tempo per farlo perché non ho se mai ti piacciono Sonic eh? Oh, allora, ho giocato. Vabbè, quelli... ci può stare, però, come, come primo sì. Sonic da approcciare? Eh? Ce l'avevo una fia al mare quando ero piccino. Con il Game Boy Advance, nemmeno l'SP, e io guardavo sempre lei giocare. Però non mai... mm -hmm. Oh, ma figa, ridendo e scherzando, è un'ora e mezza che siamo collegati. Quindi direi che è anche l'ora di cominciare ad andare in cucina. Vai, allora fai l'altra live di tre ore oggi? Ma che tre ore? No? Oddio, non lo so. Ah. Boh, non lo so. Non, il fatto è che, come sempre, quando, quando mi metto d'accordo con Avo per uscire. Che mm. stasera, teoricamente, dovremmo uscire nonostante il tempo avverso, poi sì, rimaniamo d'accordo, ok, usciamo mercoledì. Ci siamo sentiti oggi confermato sì. Ma non rimaniamo d'accordo sull'orario, chi va a prendere chi. E quindi mh, teoricamente, almeno fino a un quarto alle no, ostia. Un quarto alle nove, alle nove, sono a casa quindi boh, non lo so. Vedo. Poi magari mi voglio far la cacca eh, e mi interrompo. Se no, potevi offrire una, una pasta al pesto in onore dei vecchi tempi. Non ho il pesto in casa. Dannazione, no, così, così sarebbe bello vedere entro quanto tempo ti chiudono il canale mentre stai cenando con Avon. Perché? Ah, ok, certo, ho capito. <ride> Bene. Argento. Argento? Argento. Argento, sì, eh. Vai Dani. Argento che okay. automaticamente vabbè, niente. Si saprà anche il primo posto, però diciamo solo l'argento. Super Smash Bros. Bro. Quella! No, Vai, bene, sono contento che qualcuno l'abbia citato. Sì, yes, sì. Yes. Super Smash Bros uh, Ultimate... Proto. Nonostante non sia un, uh, un competitor ah, okay. uh, fortissimo. No, no. E nonostante non sia un competitor di quelli che si sono fissati. Io adoro tutto Smash. In particolar modo anche quello che hanno fatto offline. Il mio primo Smash è stato il Brawl su Wii. Adorato alla follia principalmente per il fatto che c'era l'avventura, l'emissario del subspazio o qualcosa del genere e, e vedere tutti i personaggi di Nintendo con una, cazzo, con una cazzo di trama con filmati bellissimi mi ha fatto impazzire Lo, il gameplay bellissimo, bellissimo che è tua, vedere figa. Con... Che con... È con... No, no, no. con il cazzo di martello bellissimo Bellissima l'avventura Bellissima E il gameplay comunque non è da tutti Perché il gameplay della, della, di quell'avventura era strano eh, Più che un, Era un ascoltamento laterale vabbè. Oh, Tira trama ragazzi Tranqui Diciamo L'avventura di... Sì sì, eh, sì. Ah, okay. oh. e, Però questo Ultimate È dovuto anche a un Super Smash per Wii U un po' sottotono, secondo me. L'ho giocato veramente poco. Questo qui è stato, stato clamoroso. Anche lì con una componente offline degna. Veramente degna. Dove dovevi collezionare gli spiriti, ci ho passato un sacco di ore, e è fantastico! Fantastico. E anche i cazzo di DLC con i, almeno lo stile Garba di Super Smash. Come, come cazzo, ti annunciano i personaggi, ma meno DLC. Ma mi fanno un cazzo di filmato con il personaggio di un vecchio brand che fa parte del, dell'universo Smash. Mi fa impazzire come quando hanno annunciato giochi di persona è bellissima questa cosa. Bellissima e poi vabbè. Smash è il mio piccadio preferito quindi non c'è niente da fare. Adoro la follia. Tutto quello che c'è di Smash. Infatti, gli Se non sbaglio. Non vorrei dire una cazzata Ma li hanno creati apposta per Smash O addirittura prima infatti? No prima Cos'è? Gli amiibo Gli amiibo Quando furono creati Prima ma di Smash va. più, vabbè, Io punto. me li ricordo ancora su 3DS Eh ma 3DS c'era eh, su Smash Vabbè Indipendentemente da questo Smash mi ha fatto comprare Ha iniziato a comprare gli amiibo quindi ho un sacco di amiibo in tutta casa ecco. Il Casus dice il bello di Smash è che Nintendo non ne parla molto durante i Direct. Lascia questa aura di mistero. Giulio ci sei ancora? Ci sono, ci sono. Ah, ok. Vado con la mia seconda? Hai finito allora, oh, no, che... vai tu, vai tu, Marco, Ho oh. anche il pad pro smash, mesh eh, per capire un paio di cose per capire un paio di cose, <ride> no, vai eh... tu dai, che finisco di, di mettere via la roba della. Allora, la mia seconda posizione, del... posizione, se voi l'avete messa, penso che sarà stata in eh, posizioni ben più dietro di dove la metto io, Ma in seconda posizione ho oh, Myframe Pedro. <ride> Cazzo, figa. No, mi fa ridere perché è bello come gioco. L'ho giocato anch'io su Switch, però figa. Tra tutto quello che ha da offrire, lo Switch mi metti in maestra. Il Petro è spettacolare. e eh, tu hai è... davvero un amico che si chiama Petro. <ride> su un coglione, perché qui no? Quindi intimo <ride> di. Serei di fianco? No, è qui in live da qualche parte ah. Ma Ti giuro, a me Mi è... è piaciuto veramente tantissimo cioè, per, il fatto, per quanto sia Tamaro eh, Avere il focus In stile eh, Matrix <ride> My friend Luigi <ride> no, Carmen Ci ha detto queste cose. E eh... Il fatto di dover raggiungere un punteggio, battere il punteggio sempre più alto, uccidendo i nemici in maniera stilosa, il fatto di avere una banana che ti parla, cioè, a me ha divertito tantissimo. Tra l'altro, l'ho provato su eh, Game Pass, la prima, quando mancavano uno o due giorni prima che uscisse dal catalogo. E mi ha costretto Perno a provarlo lì, mi è piaciuto tantissimo. No, mi pensi e... che ti ha cost... costretto Perno? Ma sono stato io a dire a Perno di, di, di giocarlo. Eh, tutto torna, no? Esatto. D'altronde, quando mai Perno mi ha consigliato un gioco? Quindi... Esatto. <ride> e quindi, niente, l'hanno poi tolto dal Game Pass perché l'ho provato appunto. Il che rimosso mi è piaciuto tantissimo e l'ho provato su Switch. Per te, che per me, secondo me. cioè. È... Perfetto per la portabilità, confermo e quindi per sfruttare la portabilità di Switch, secondo me è stato il migliore in assoluto. Sì, sì, Ho sì, giocato sì. No, tanti di portabilità. Anche per me è stato un bellissimo gioco, ma se non ricordo male, è di Devolver. Mi ricordo mm -hmm. che l'avevano presentato alle 3, di, di diversi anni fa ormai, e quando un gioco mi colpisce a tal punto da farmelo comprare al Day One parlo <ride> di Indie, ovviamente vuol dire che sicuramente si, si tratta di un titolo che quantomeno che mi interessa molto e poi che sei se, se si deve essere poi anche divertente è, è, talmente, è talmente stupido e particolare nel suo essere che a me ma, veramente aspetta ha... aspetta mi stupido. sa che sei crashato um, io no ma Marco ma perché? Eh, vedo aspetta, a rifresciare. Io lo vedo. Io vedo tutto che va avanti. Da me, ok. Bene, e eh, quindi dicevo cioè, appunto. Nel, nel suo essere così folle e particolare, a me è divertito veramente tantissimo. cioè non pensavo più che mi prendesse così tanto. Un giochino del cazzo così. Sì, 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 no pienamente con, con con la tua visione e eh, anche se mh, non mi sento di definirlo giochino dal cazzo eh, eh beh ma sì ma, vedi il problema no che io con Switch cioè, ci gioco anche talmente poco cioè che lo studio maggiormente per questi indie o le poche esclusive che che appunto giocano Si sente, vede bene. e oltretutto okay. è anche un gioco che si presta moltissimo alla rigiocabilità. Specialmente eh certo. e se poi parliamo dipende... appunto, e se parliamo di sfruttare la portabilità, cioè, appunto, è perfetto anche per quello. Sì. poi dipende quanto uno sia interessato a, appunto a, diciamo, a mettersi in competizione per. Eh, con se stesso e con, non mi ricordo se c'erano le classifiche degli amici, eh, con, eh, con appunto i propri risultati, no? con i propri punteggi, proprio in una meccanica molto da, da sala giochi. No, sì, 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 infatti mi sembra che ci fosse. Eh, le classifiche, so mi sembra di ricordarla, mi sembra di ricordarla. Quindi la tua seconda, la mia seconda posizione è eh? Rullo di tamburi. Abbiamo spaccato Adesso. le orecchie, spero. Dead Cells eccolo ah, lì. Eh sì, eh sì, eh sì, Dead Cells perché eh, è stato un titolo che ho giocato un quantitativo di ore assolutamente insperato. Perché ecco, esattamente come My Friend Pedro è un titolo che. Presentato, mi pare alle 3. O comunque la prima volta che forse no, forse non alle 3. L'avevo visto all'interno di un direct di Nintendo. Poco prima della, della sua. Ma sembra. Ah, si? Ma sai perché sempre il cazzo di wifi che dà problemi? Sì, secondo me sì. perché mi sono spostato da dove ero prima, adesso qua in cucina, porco dio. Mi dà problemi e con il 5G, però se, se cambio, ma mi sentite male? Eh, vai e vieni, ogni tanto non si capisce un cazzo. Ogni anche tanto... voi dalla in chat? In chat penso vada perché ti vedi in sottofondo perfettamente. Aspetta, anche qua con la loro risposta, se sennò... no, no, tutto bene, eh, ora no, no, ti si sente bene. Vabbè, comunque, dicevo perché esattamente come fra... My friend Pedro quando venne mostrato per la prima volta durante un direct della Nintendo poco okay. prima. Della, della sua uscita, ho detto: cazzo, questo gioco qua mi attira sia dal punto di vista del gameplay sia dal punto di vista dello, dello stile grafico. E lo compro, ho deciso subito di comprarlo al Day One a, ad occhi chiusi, diciamo, e mi ha rapito: mi ha rapito per la sua elevatissima rigiocabilità, essendo un genere ovviamente che prevede il fatto che tu eh, continui a rigiocarlo per la sua costante eh, dimostrazione dal fatto che tu di run in run puoi diventare, cioè diventi sicuramente più potente e comunque hai sempre qualcosa di nuovo da, da scoprire soprattutto in ambito di armi e di strade da percorrere e poi di base perché è un gioco mh, dalle meccaniche abbastanza semplici ma comunque piuttosto complesso da padroneggiare perché perché ti pone di fronte a delle scelte anche in questo caso obbligate cioè tu ti devi adeguare alle armi che trovi per strada ovviamente tu avrai le tue preferite ti troverai meglio con determinati tipi di arma più, for più forti più che colpiscono da più lontano così dipende molto dal tuo stile di gioco però eh, è talmente vario e ti offre talmente tanto che è anche molto facile riuscire a trovare la, la tua strada migliore. Comunque diventare abbastanza esperto in determinate eh, circostanze, determinate, con determinate armi, che eh, durante tutta durante qualsiasi tua run ti troverai di, di fronte delle opzioni da... Che sarà in grado di, di padroneggiare, gestire sì, sì, sì. esattamente. Bello, l'unico mio rammarico di questo titolo: qual è? Che eh, a quanto pare si ehm, come dire, ti propone molti livelli di, di difficoltà con anche ricompense diverse in base appunto alla, al livello a cui tu vuoi provare. A, a giocare. Il mio problema è che già dal secondo mi sono trovato nella merda più totale, e non l'ho più giocato. Non ho mai portato a termine con il, il primo scatto, diciamo, di difficoltà. E, e quindi l'ho abbandonato. Però, ci ho giocato, cazzo ne so, 150 ore per, sì, sì, per sì. un gioco del genere. Una, è una situazione che non solo non avrei mai detto, ma che anche una volta cominciato il gioco e mi rendevo conto che mi, che mi stava piacendo, non, eh, non avrei mai detto che l'avrei giocato per così tanto tempo. Eh, esatto, è stato uno di quei giochi dove 95. anche io, se anche mi sono ritrovato comunque a rifare, rifare, rifare determinati pezzi per forza di cose, non... Eh... Cioè Non mi incazzavo come capita magari con altri titoli che decido di abbandonare? No? Non lo so. Mi sa che è caduto del tutto adesso, o no? È andato di nuovo a pisciare? No, ah, abbastanza, penso. Ah. Ma mi sentite? Sì, male, lontano, ma ti sentiamo. Sì, sì, tranquillo penso che di dargli una seconda chance allora appena mi ritorna a casa che ora ce l'ha un amico che non sente da una vita quindi è su game pass è su game pass, su game pass. eh ma ce l'ho su ce l'ho fisico con switch preferisco giocarlo lì ok quindi sicuramente poi darò un'altra chance devo, se... devo sempre capire se questo mio amico è ancora vivo altro che non sento da una vita. Però... aspetta che eh, mando un messaggio a Erica, mi pare che Ok. Ok, a che punto siamo quindi con le posizioni? È andato loro parlare tutti. Ok. Vai, Tocca vai, Dani Dani. No? Dai, Dani, Dani, Dani. Dani, Dani. Allora, sicuramente non si è ancora capito la mia prima posizione, ma è eh, dubbio. Io se ho lasciate lo stesso. sto parlando di Super, Super Mario, Mario Party. Super Mario Party, ho scherzato. Super Mario Odyssey, <ride> per forza, no, <ride> oh, per me. Toto Zelda. È il gioco su Switch. Switch. Cioè, io penso Switch, Battle Wide, Super Mario Odyssey oh, Vabbè, Smash, va bene, si, sì, ho capito, però Mario Odyssey. Anche se non è il mio Super Mario preferito, non c'è niente da fare. L'ho adorato alla follia totale, totale. Totale. Musiche, livelli, lo stile. Il... Il fatto che c'hai i cabi come si chiama ciabi Cabbi ci abri, Vanni cappi, scusa, e c'avevi avevi ch eh, capi per sì, mi riavvicino al router per per perché per mi, per mi rendo conto che posso dare un po' fastidio. Forse stati progetti animati, inanimati, animali, eccetera. Proto è stata veramente una goduria totale. Cheh. Boh, ho fatto un pazzì. Eh, lo stile di alcuni mondi alcuni si sì, sono meno ispirati eh, ma altri sono veramente veramente belli anche il post game eh, con le lune un po' più difficili mi ha divertito un botto quindi per me c'è niente da fare Odyssey non è il miglior gioco su Switch perché c'è questo The Wild ma in questo caso sì posso dirlo Super Mario Odyssey primo posto meritato c'è un divario enorme tra il primo e il secondo posto, per farvi capire quanto io ho prezziato Super Mario Odyssey. Buon appetito. Grazie, ma mh, a livello di Mario 3D, sì. come lo piazzeresti tra i tuoi indici di gradimento? Lo piazzerei subito dopo Super Mario Galaxy. Mm. Vediamo. Sì, Super Mario Galaxy perché comunque Super Mario Galaxy, se non sbaglio, no, non è stato il mio primo Mario in 3D, però comunque lo stile delle galassie, le musiche, eccetera, nonostante, ripeto, quelle che ho in testa da fin da bambino sono quelle del 64, non, non so perché, però le, le musiche di Galaxy sono clamorose, e no, tra i due Galaxy, Jim, preferisco il primo, perché comunque c'ha quel senso di eh, novità, c'ha quel senso di che magari il 2 potrebbe essere anche più bello, eh? non lo metto in dubbio, però lo stile, cioè la novità di, di Galaxy è, è stata assurda, e però dai, Odyssey lo la follia. In età adulta magari sono più critico, un po' più mh, riesco a vedere determinate cose e nonostante tutto questo, Gal e Odyssey mi ha fatto impazzire letteralmente. Questo è tutto. Ci sta. Per ci sta, ci sta perché. Vabbè, ne abbiamo già parlato prima. però. però alla fine. Mh... Ripeto: nonostante non sia tra i miei capitoli preferiti in 3D, preso come gioco unico, è un gioco meraviglioso. Per chi vuole sapere, sto mangiando dalla vaschetta. Prosciutto crudo e una mozzarella a morsi. Vabbè. X mm. sì, perfetto. Mm. Giusto. Zero carboidrati. Figato. Solo proteine. Allora. La cena del campione. Esatto. Vai. Vado io con la prima. Certo. La mia prima posizione in assenza di Zelda è Luigi Mansion 3. Mm. Voi l'avete messo... Ben... Quinta. E tu Dani? Sesta? Quarta? Quarta. E... Io l'ho trovato bellissimo, è stato il primo Luigi che ho giocato, il primo Luigi Mansion che ho giocato. Mi ha fatto venire voglia di recuperare gli altri due che non ho ancora avuto modo di, eh... di recuperare, ma l'ho apprezzato veramente tantissimo. Può essere anche il fatto, complice, il fatto che l'ho giocato mi sembra dopo aver terminato Red Dead Redemption 2, dopo aver giocato un'infinità di ore a Red Dead Redemption 2, e secondo Red Dead Redemption 2 ti dimenticavi quasi di essere all'interno di un videogioco, eh, giocare ad un titolo che è esclusivamente gameplay, eh, come quello... Mh, come appunto Luigi me l'ha fatto apprezzare veramente tantissimo quindi veramente bello ehm, l'ho apprezzato più di Mario Odyssey che ok Ci sono due giochi differenti però se con Mario avendo già giocato comunque a titoli precedenti sapevo cosa andasse incontro Luigi essendo stato il primo è stata anche una novità no? Però, guarda, secondo me è stato eh, uno dei migliori, chiaramente, per me al primo posto, sarebbe il secondo se ci fosse Zelda Breath of the Wild. Quindi è uno dei migliori giochi per eh, Nintendo Switch, per forza di cose. Ma fa schifo quella mozzarella dalle facce che fai. Abbastanza, puzza. L'ho <ride> comprata ieri, Saluta. figo di Dio. No. Domani devo fare gli esami del sangue e mi cagherò addosso in clinica e probabilmente nell'anno in cui l'ho giocato nella mia top 10 sarebbe stato anche nel, al primo posto se non al secondo adesso se non mi ricordo più cosa giocai quell'anno lì però sicuramente nella top 3 anche dell'anno tra i migliori giochi che ho giocato su Switch ma è uscito 2019. 2019, 2018 Madonna, no? già tre anni eh sì perché quando, No ascolta Quando è uscito Red Dead Redemption 2017 Settembre 2017 2019 se non sbaglio Comunque No 2019 Allora Red Dead Redemption Del 2018 Era, era Halloween Addirittura 2018 Red Dead Redemption Ah sì Allora 2019 Perché a me è durato Fino a marzo Red Dead Redemption mm -hmm. E poi l'ho giocato Subito dopo Quindi sì mm. Bene Ci sta eh, mm, io prima quando ne ho parlato durante la, la mia quinta posizione, sì, dicevo anche che se dovessi fare una classifica dei Luigi eh, al primo posto ci metterei proprio il 3, al secondo il primo e al terzo il 2, che comunque nel complesso mi era piaciuto abbastanza, ehm, non tanto quanto, quanto il 3. <coughs> ma dovessi recuperare adesso i primi due che non ho mai giocato Sì, fallo sì. Sì. entrambi su 3ds si sì, si sì, sì. secondo me ti conviene farlo hanno cioè vedi che il 3 è un'evoluzione naturalmente proprio hanno inserito nuove cose nuove Vabbè, ambientazioni un po' più ampie eccetera però l'ossatura del gioco è quella. E se ti è piaciuto il 3 ti piaceranno anche i primi 2 senz'altro. Che tra l'altro mi è piaciuto anche tantissimo, apro, chiudo una parentesi, perché come gameplay in alcune cose è molto simile a Blinks. Ah, quello che mi dicevi dal gatto. Eh. Hanno messo il game pass se non sbaglio. No? Esatto, infatti voglio recuperarlo vale. perché non lo gioco da... Eh. Eh, io. Cazzo, sono un... a quasi vent'anni ormai. Puttana Eva. Ma è così bello, figa. Perché quando me l'hai detto tu, poi è uscito sul Game Pass. E l'altro giorno sono andato a vedere qualche screenshot del gioco, ma boh. Non. È, però è, è, è un gioco che giocavo quando avevo otto anni, figa. Cioè è, appunto, che... cioè, è bello per quello. Magari oggi fa cazzo. Eh, io gioco con ho ho capito. C'è il tempo. Giochi con il tempo. Sì. Devi fermi il tempo. Eh, azi, aia, azi, aia. tempo mm, Sì, però non parte è, parte non parte. è... <ride> e poi sta cazzo da aspirapolvere che devi aspirare anche lì delle specie di mostri e spari, tipo la pattumiera. La roba che aspiri addosso sti. bello. Boa che ricordi, dai. Eh. però ti giuro a me faceva impazzire. Era bello il primo più del secondo, poi non so perché anche lì sia morto. Non abbiano mai più fatto un terzo. Vabbè, ah ci darò un'occhiata, va voilà. Bene, rimane nella mia prima posizione? Forza. Eh, adesso qua la gente nei commenti fa, fa lo sborone, no? Ah, per me è questo, per me è questo. È troppo facile farlo adesso dopo che ne ho già dette nove, cari miei. Cari miei tesori. E comunque, vabbè, è abbastanza... È abbastanza scontato. Che al mio primo posto dai giochi giocati su Switch. Io ci abbia messo Hades ah, che... ma io in realtà pensavo più a alto Dead Cell. L'avevo capito dopo che avevi messo Dead Cell, cell secondo. Second. Ehm... Allora, il numero di ore passate su uno e sull'altro. Siamo circa in rapporto a 3 a 1, cioè. 50 ore su Addis uh, uh, e 150 su, su, su quell'altro più o meno e nonostante ciò io la guerra tra questi due la facevo dentro la mia testa mentre stavo giocando ad Addis perché mi ritrovavo per la seconda volta diciamo a giocare un roguelike Dopo Dead Cells eh, su Switch, e mentre lo giocavo mi dicevo: Ma no, ma figa, ma non può piacermi più di Dead Cells calcolando quanto fosse più frenetico quel gioco, quanto fosse più vario come armi, quanto fosse più eh, quanto io l'avessi amato di più proprio anche in virtù delle, del quantitativo di ore che, che ci ho passato su. Ma detto ciò, più giocavo a Daedis, più mi rendevo conto che mi... Che... che mi stava piacendo di più, in buona sostanza, perché eh, ancora più di Dead Cells mi rendevo conto di quanto diventassi più bravo di volta in volta e quanto mi venisse voglia immediatamente di ricominciare un'altra run per andare a scontrarmi con il boss che mi aveva appena fatto il culo, quanto mi veniva voglia di andare ad esplorare nuove potenzialità date dalla divinità che andavo ad incontrare quanto mi piacesse l'idea di eh, sì specializzarmi su, eh, su un'altra arma che avevo a disposizione che, che, scegli che sceglievo inizialmente ma le armi non sono tante quante quelle di Dead Cells quindi per forza di cose ti, eh, cioè, ti veniva anche più voglia di mh, fare, la con scudo, sì. fare la run con lo scudo, fare la run con l'arcata con, con, con la spada, con i pugni, con, con, con i guantoni, quel cazzo che era. Però veramente è stato un titolo che... E poi comunque sia, ve ne sarete accorti anche voi, in base a quante volte io abbia tirato in ballo Edis eh, durante le live, no? Perché era veramente esatto. il titolo che mi ha... L'abbiamo preso tutti praticamente. <ride> sì, esatto. <ride> esatto. Eh... Mi ha, mi ha proprio fatto venire voglia di continuare a giocarlo, continuare a parlarne e invitandovi a provarlo, perché nel momento in cui uno ha uno Switch in casa, secondo me deve provare a giocare Ovvio, un... O Xbox, lo vedi ancora adesso che pure... Certo, sul, certamente. All'epoca, no? Beh, all'epoca, no. Eh, eh, a parte uno che mi dice, no, mi fanno cagare i roguelike e non mi piace l'idea di continuare a morire e rigiocare sempre gli stessi livelli allora ti dico vabbè sta, stanno lontano ma se non è così devi dare per forza una chance a Deidis perché è veramente meraviglioso ma ehm, condividendo tutto quello che hai detto come avevo già detto nella mia posizione ma come mai se non l'hai ancora fatto eh, non ti sei mai avvicinato a The Binding of Isaac come no ma ah, sì però non, non ha avuto l, un, diciamo, un impatto come gli altri due citati. No, no. No. Innanzitutto, Perché per me ma... quello è. Allora, i motivi sono molteplici. Io l'ho giocato, diciamo, in due, in due fasi della mia vita. Quando uscì per la prima volta è uno dei pochi giochi che ho giocato su Steam. Quindi torniamo indietro di tanti, tanti anni fa. E, ma perché l'ho giocato? Non tanto perché mi interessasse più di tanto il gioco, ma perché tutti figa dicevano, euh, uh, figa che gioco meraviglioso, che, che, che meccaniche fantastiche. Allora, io adesso non ricordo se quel, in quel caso lì specifico mi trovai di fronte per la prima volta ad un roguelike, quello non lo ricordo. Ricordo chiaramente però la mia delusione di fronte a questa... Queste aspettative altissime riguardo le meccaniche di gioco, ma le meccaniche di The Band of Isaac riprendevano dei giochi che ho giocato quando avevo 15 anni su PC. Adesso non ricordo il titolo, però ricordo di questi cazzo di schermate fisse dove mi muovevo evitando i, i, i proiettili e sparando eh, io da tutte le parti. No, quelle erano meccaniche riprese da giochi che ripeto avevano. Almeno 15 anni sulle spalle, e quindi vabbè, mh, non è un demerito di Isaac, ma una mia aspettativa troppo alta disillusa. Poi l'ho ricomprato su Switch, tra l'altro, eri presente anche tu quando l'ho ricomprato su Switch qua a Cremona. e Ci ho giocato molto di più rispetto alla mia prima... al mio primo approccio eh, su PC. Però il fatto di trovarmi di fronte ad un titolo che dopo 30 ore che ci ho passato su mi poneva di fronte a dei dubbi che ancora non avevo capito e che mi lasciavano tutto sommato abbastanza indifferente, ho detto no, comunque no, non fa per me. Ed è un gioco che, correggimi tu se sbaglio, naturalmente centra molto la mh, bravura dell'esperienza del videogiocatore, ma dopo 30 ore mi trovavo ancora. A, a, mi trovavo di fronte ancora delle run eccessivamente per i miei gusti basate sul buco del culo sì, allora magari sì ecco in confronto agli Hades ah, eh, se hai oggetti di merda puoi essere bravo quanto vuoi è eh, fai molta 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 fatica in edis invece non ho trovato tantissima questa componente diciamo c'è però mh, più che altro c c hai tante scelte, nei Neydis, quando trovi davanti a te i portali, quindi te la puoi giostrare. In Isaac, se trovi una stanza del tesoro con eh, un oggetto di merda, è eh, dura. Eh, esatto, e anche, boh, non è anche più difficile. Eh, ci sono certe stanze, delle volte che, mamma mia, però io. Ti faccio esempio invece che io lo apprezzo di più. Eh, sarà lo stile, ma sarà quello che mi ricorda. Andavo no, alle superiori già andavo. No, forse dopo con un mio amico ci sentivo tutti i giorni che si giocava insieme ad Isaac. Lo seguivo tantissimo sulla community bellissimo. E mi ha, mi ha ricordato più Edis Isaac che Del zero Ti ha ricordato di più Isaac? E um, disse: Mi ha ricordato di più Isaac mm. che rispetto a Dead Cell, però come ti ho detto, Dead Cell eh, riderò sicuramente un'altra chance perché um, ne parla vale talmente bene che l'ho giocato male io, probabilmente e, e, Ho giocato pochissimo, però ce l'ho perché no. Mm. Ma tu, Giulio, l'avevi giocato, Isaac? No, Isaac, no. mai l'altra ora sta per uscire l'espansione quindi anche lì appena esce su console lo inizio da capo altre mille ore vaffanculo quale console? penso sul Play lo voglio oddio se... Eh, magari se esce su Switch no no su Switch sti cazzi aveva un portatile non vedo perché non comprarlo su Switch cioè non è un gioco eh, che richiede no. chissà cosa dal punto di vista tecnico è un gioco che ti... è una console che ti offre anche la portatilità eh... No, infatti, ma è perfetto. C'è cioè, mezz'ora libera. Attacco Isaac. Lo stop quando voglio. No, hai ragione, ci ho pensato. Cazzo è? Era il telefono che mi squillava. Ah, ok. Poi... Non so io. Sembrava. Esatto. Sì, perché appoggiato. Cioè, anzi, in realtà era l'orologio. Bene, bene, ragazzi. Alla fin fine, cioè. Ci sono stati, sì, a parte le due orette, ma poi dei miei dieci giochi, uno, due, tre, quattro, cioè dei miei dieci giochi, quattro voi non li avete citati e, mm. e più o meno anche, anche Dania è, è nella stessa barca, quindi sulla stessa barca, quindi cioè, sì o okay, no di più? Monster no, Hunter io... Monster Smash Hunter, Smash, Mario Maker e, e Pokémon ho detto almeno ma 4 messo. eh 4, 4 sì, sì. Eh, dico che comunque ok cambiare la diversa ah, posizione ma... che un attimo oh, yeah. <ride> ok cambiare la diversa posizione in una classifica ma anche il fatto di avere quasi metà della propria classifica non citata dagli altri vuol dire non solo avere eh, la testimonianza dei diversi gusti che abbiamo ma anche una grande offerta che questa console ti può dare sì, 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 sì. tra l'altro così rubo 10 secondi menzione d'onore per Splatoon 2 volevo citarlo no, sono... eh, no, l'hai giocato il primo? no eccolo Mm, però, boh, è stata una novità a Ganza, eh, devo dire, devo essere sincero. Mi, ah, se io diverti. dovessi fare una top 10 dei, dei giochi per Wii U, sicuramente Splatoon sarebbe tra, tra le prime posizioni, per mm. la sua originalità, per, la sua, per il suo... per il gioco in sé proprio. E il 2 però era proprio il More of the Same, che figa, anche no. Esatto, vabbè, ci sta, io ho giocato solo di LO, quindi... Mm -mm. Va bene ragazzi, allora a questo punto chiuderei anche la live così eh, mi preparo, mi faccio bella per eh, la serata di stasera. Che tra l'altro figa, mi sa che devo uscire con la felpa, puttana Eva, ad agosto con la felpa. Eh, sì anche lì è bello fresco, eh? sta bene però. Mm -hmm. Che fighetta. <ride> che fighetta, figa. Mica devo prendere il raffreddore adesso che sto per partire, no? Mm. Un attimo. Va bene, ragazzi. Grazie mille per la vostra partecipazione. Grazie e Vi auguro una buona Sono serata come sempre. Certo, moltissimo. da parte nostra. Lo farò Forza. sicuramente. Va bene. Ciao a tutti, ragazzi. Vai. Grazie anche a voi che ci avete seguito durante queste due ore e passa. Ok? Buona serata a tutti. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tac e tac. Ciao!